E quello che state ascoltando è Fumble. Fumble Now! Fumble Now. Fumble, l'ultima puntata del richiamo di Cthulhu. Funerale texano. Perché le cose non vanno mai a finire bene nel richiamo di Cthulhu. Chi ha letto i libri di Lovecraft lo sa. Esatto. Chi ha ascoltato Fumble gli anni scorsi lo sa. Ma c'è sempre una prima volta. Non sarà questa. Beh, in realtà, adesso a fare sempre il pignolo, quella che abbiamo fatto di Cthulhu l'altra volta, siamo sopravvissuti quasi tutti tranne uno. Poi ok che l'altro ha tradito, probabilmente è diventato un lord del male e ha continuato a venerare Shub-Niggurath. Però solo uno è morto. Sì, solo uno è morto, benissimo. Due, qua uno è già morto. L'altro è già passato al male. Quindi siamo a posto. Esatto, soprattutto. Vabbè, perché il Texas è più pericoloso. Lo so. Io ho il potere delle cesoie, quindi... A proposito di Texas, andate a vedere Preacher su Amazon Prime, che vale sempre la pena. Se non avete letto il fumetto. Com'è? Se avete letto il fumetto, guardate lo stesso. Se non avete letto, leggete tutto. Com'è? Bello. Cassidy è molto bello. Ok. È un vampiro irlandese, ubriacone, fantastico. Che va in giro con l'ombrellino perché sennò si brucia. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo live in Italia. E... ci trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it. Potete fare una donazione a fumblegdr o a QWERTY.it andando appunto sulle pagine dei siti. Potete se no diventare soci di QWERTY andando su QWERTY.it/associati e potete altrimenti regalarci qualche cosa, come hanno fatto un sacco di persone. Li ringraziamo tutti, non vi ringraziamo uno per uno perché siete in tanti, soprattutto per i dolci, eh. I dolci, io li apprezzo abbiamo sempre, ancora un secchio di roba che deve essere finito. Ecco, bravo, inizia a smaltire la situazione. Se volete farci un regalo e non una donazione, potete scriverci a @fumblegdr su Twitter oppure scriverci una mail a fumblegdr@qwerty.it. Se non avete modo di regalarci cose o di donarci dei soldi, o se l'avete già fatto e volete fare di più, potete andare su iTunes, lasciare delle recensioni e delle votazioni. E a proposito di questo, 5 punti sanità. Siete in più di 63 che avete iTunes, lo esatto. So, quindi andate, perché sono 63 da troppo tempo. Andate sulla pagina di iTunes di Fumble, so che non vi piace, ma usatelo sul tablet di vostra mamma o di chi vi pare. E che loro ce l'hanno sicuramente perché devono giocare a Candy Crush e cose varie. Esatto. Lasciate una recensione a 5 stelle. Perché siamo 89 di quelle. Mentre se volete lasciateci anche due righe scritte, che fa sempre piacere. Basta. Vi osserviamo. Vi teniamo d'occhio i nostri ascoltatori. Cioccolato svizzero, mica cazzi. Eh sì. Detto questo, se avete già lasciato anche una recensione, potete lasciare dei commenti, potete condividere il video se state guardando il video o la puntata audio se state ascoltando l'audio in diretta o in differita. Se siete associati o avete fatto donazioni o regali, avete lasciato la recensione, fate like di solito e condividete, datevi una pacca sulla spalla, è l'ultima cosa che potete fare. Avete fatto tutto quello che potevate fare, non c'è più nulla di più che potreste bravi, fare. Bravi, veramente. L'ultima volta il richiamo di Cthulhu è finito in maniera abbastanza orribile e brutale, come è giusto che sia, d'altro canto. Sembrava una comica, però più che orribile e brutale. È stato orribile e brutale nella sua comicità. Il povero Andrew ha fatto una pessima, pessima fine. Padrone! Cercando di curarlo, Alec o Francis, che dir si voglia. Per colpa del dottor Cook. Ah, per sbaglio, diciamo, ucciso adesso, il povero Andrew. Se lasci in giro cose pericolose. E... mi sono appena accorto che sono sparite tipo metà della casa. Sì, sono state sostituite le librerie. Seamus e Tom hanno portato il povero Andrew da Adede alla Kija, che è la anziana saggia che vive tra gli schiavi, e Francis è scappato urlando: il dottore è lì, andate da lui.
E ma si cade a nascondersi nella foresta. Ma il dottore è sopravvissuto perdendo un braccio nella miglior tradizione mantovanellesca. Ma è sopravvissuto e è passato al lato oscuro. In questo momento la scena si apre su delle gocce di sangue che cadono per terra e un secco suono di dove sono gli altri? Non so niente, sono un poveraccio. Potete parlare con lo sceriffo, è mio parente, è mio zio. Lo sceriffo? Lo sceriffo è mio zio. Non dire cazzate! Lo sceriffo, no, giuro, zio, lo chiamo così quando era piccolo. Non è proprio parente là di sangue. Non ti abbiamo mai visto in questa città e sicuramente lo sceriffo non è tuo zio. Sono venuto per chiedergli dei soldi, è una famiglia là lontana, sono un poveraccio. E dietro, più dietro rispetto a quello che ti sta pestando a sangue, senti. No, l'ho visto, è lui che ha dato fuoco al magazzino mentre noi andavamo via. Non e non gli schiavi si ribellavano. Io ho paura del fuoco. Ah sì? Ottimo, allora... E senti che qualcosa sta... Cioè, il caminetto era acceso e qualcuno sta tirando fuori un ferro rovente dal caminetto. Non io, oltre al dolore, poi comunque esagero la reazione nell'essere spaventato dal fuoco. Se ti spaventa il fuoco, allora parlerai più velocemente. Provo a ritirarmi nel mio posto felice. Ok. Che da reduce di guerra con le stragi di indiani potrei averlo. E voglio provare a... Sai, quello di fai una prova di sanità mentale. Ok. 44 su 75. Ok, urli un attimo, però ti chiudi in te stesso. Continua a urlare. Senti il ferro rovente che ti sta perforando la carne. E voi in lontananza, mentre state nel... Sentiamo i suoi urli. Sentiamo le urla di qualcuno che da lontano... No, lo sceriffo è mio zio! Urla e hai già sentito altre volte queste urla, anche tu Tom hai già sentito urla di questo genere. In genere è quando gli uomini di Monroe si divertono con qualche schiavo. Mm-hmm. E quando sentite le urla vedete anche che Adede si riavvicina a voi. Dobbiamo fare più alla svelta di quanto pensassi. Voi dovrete raggiungere Monroe, noi faremo un diversivo. Sì, credo che sia l'unica cosa da fare. Io mi occuperò del padroncino invece. Lasciatelo nelle mie mani. Aia. Fumble now. Che cosa puoi fare per lui? Posso cercare di purificare il suo spirito. Oppure, se fosse troppo tardi. E abbassa lo sguardo su Andrew, impedire che la sua anima venga corrotta. Andate. Gli altri uomini sono già partiti per creare un diversivo per voi. Perché andiamo. Ci stai aiutando? Perché aiuti i negri? Perché gli irlandesi con gli inglesi sono i negri con gli americani. Il mondo è tutto uguale. Andiamo allora. Uscite dalla capanna praticamente dove sta Adede e sentite che lei sta iniziando a cantilenare a te, è una lingua che non dice assolutamente niente. È quella specie di misto tra africano e francese che parlano gli schiavi. E sta cercando di parlare agli spiriti degli antenati per salvare la vita del povero padroncino. Mentre vi allontanate vedete anche che effettivamente più avanti rispetto a voi qualcuno sta portando delle torce. Nascondiamoci. E stanno andando nella direzione della villa di Morro. Ok. Se volete muovervi silenziosamente è una buona idea, lo faccio. Quindi furtività. Furtività. Beh, praticamente farò un casino che non mai visto. Anch'io ce l'ho buona furtività. Sbagliato di 59. C'ero quasi. 27, 20. Anch'io 20. 7 punti fortuna. Sì, investo immediatamente. Matite sono qua. Matitignas. A me Rocky è che era, che non mi ricordo.
Monroe chi è? Okay. Che era? Monroe è il padrone della piantagione, il padre di Andrew. Io l'ho passato. Monroe è il cognome di famiglia. Da voi è sempre stato chiamato o padrone o signor Monroe. E mentre vi state muovendo silenziosamente, più o meno, tu un po' meglio, vedete che gli uomini con le torce sono arrivati molto vicini alla casa di Monroe e sentite un odore di bruciato che inizia a riempire l'aria e vedete che le fiamme si stanno alzando parecchio. Probabilmente sono stato io. Hanno dato fuoco agli alberi della piantagione di cotone. Ok. E in quel momento sentite delle urla indistinte in lontananza e degli spari, dopodiché sentite che un qualche tipo di colluttazione e lotta sta andando avanti. Ok. Sicuramente gli schiavi sono molti di più degli uomini di Monroe, anche se non sono andati ovviamente tutti gli schiavi che sono presenti nella piantagione, però anche avessero preso solo quelli più robusti, sono almeno il triplo degli uomini che Monroe ha a disposizione, che però hanno i fucili. Ok. E muovendovi, cercando di tenervi lontani dalla mischia, riuscite ad arrivare abbastanza vicini alla casa. Vedete che c'è Monroe sulla soglia che sta preparando la sua pistola mentre urla ai suoi uomini: non lasciatene vivo neanche uno! Hanno deciso di venire contro di noi e saranno i primi a pagare. Dopodiché anche gli altri. Non mi importa un cazzo se questi negri dovranno essere ricomprati tutti dal primo all'ultimo. Ma è da solo? No, ci sono i suoi uomini che stanno sparando da... Quanti sono? Dal portico della casa. E quelli che vedete sono in cinque. Tu sei stato abbandonato, legato più o meno alla bella e meglio a una sedia. Non li ho convinti che lo sceriffo ha ricevuto una grande eredità da mio nonno. Non lo sai, perché a un certo punto hai sentito solo che stavano urlando che la piantagione era in fiamme e sono usciti. Magari sono andato a parlare con mio zio. Prova a liberarmi. Ok. Fai una prova di... contabilità. Non credo proprio. No, potrebbe essere o forza se vuoi... Però io comunque... non mi hai fatto tirare da girare, io ho 75. Tantissimo. No, ma volevano menarti e basta. Sì, però 75 è tantissimo. Sì, posso raggirare le corde? No. Puoi però cercare di fare una rapidità di mano. O forza. O forza bruta. Forza. Forza bruta però è più difficile. Forza. Metà della tua forza. Da 10 a 70. Ok, è metà. Quindi 35. Forza, sforzo. 12, ce l'avrei fatta? No, no. Ti avrei sbagliato di 2. Le corde non erano legate benissimo perché tanto ti avevano pestato talmente tanto che non pensavano ci sarebbe stato bisogno di legarti. No, per di me, più. A me nell'esercito mi chiamavano spaccateste perché riuscivo a spaccare le noci di cocco con un pugno. Le famose noci di cocco del sud degli Stati Uniti. A me io le vendevo come noci di cocco perché poi le vendevo alla gente. Chi non le mangia? Negli Stati Uniti pieno erano di meloni di così. Ma io gli vendevo come noci di cocco con il tuo raggirato, esatto, certo, come no. Riesci a liberarti e senti che da fuori stanno iniziando a sparare e senti Monroe che sta urlando ai suoi uomini di ucciderli tutti. Beh, tanto credo se c'è un'arma o dei vestiti da uomo di Monroe. Sono vestiti normali, non è che abbia una divisa. Non sono vestito normale, dei vestiti ci sono. Mi cambio. Ok. Mi pulisco un po'. Ok. Nel frattempo voi che cosa fate? Allora intanto mi guardo intorno. Voglio capire se c'è un punto dal quale poterli attaccare. Tipo che ne so, magari ci mettiamo sopra la casa e che cazzo ne so, lì tiriamo delle pietre. Ok. Per dire, no? Potrebbe allora essere una prova di... dove era? Non nuotare. Evidentemente individuare. Individuare. Cioè studio un po' la situazione. Individuare ce l'ho buona anche. Però... non così buono. Ti ricordo che puoi sforzare il tiro se vuoi, che significa che mi spieghi come cerchi di migliorare la tua situazione, ritiri come se ancora non avessi tirato, sì. Ma se fallisci è un fallimento duro.
Capito. Cioè, migliorare la mia situazione nel senso devo spiegarti quello Sì, che... tipo mi avvicino per vedere meglio la situazione, quindi il risultato è che magari avvicinandoti gli uomini di Monroe ti notano. Invece in questo Va bene. momento non ti hanno notato, però non hai nemmeno notato tu se ci sono No, tutti. dico, dobbiamo avvicinarci di più alla casa. Dobbiamo andare... proviamo ad andare da quella parte. Indico da un lato dove non sono Io loro. provo a guardare invece, cioè, se c'è un accesso non visibile alla casa, tipo una finestra del piano terra, una roba per entrare dentro la casa. Ok, fai anche tu una prova di individuare. 68, io ho 70, quindi Occhio di falco, Joe. beh, occhio di falco, 70, diciamo. figa. Beh, 70 è alto. Sì, no, ma dico il mio tiro, 68. Sì, vedi che a piano terra ci sono delle finestre e ti sembra però che almeno quella più vicina a voi sia illuminata dentro e vedi un'ombra che si sta muovendo all'interno. Ma questo Morro qui ha altri familiari che io sappia, vivi? No, la moglie è morta da anni. I figli sono Il morti, io. figlio Gli ultimi giorni, l'ultimo giorno. il figlio e la figlia sono morti tutti e due nell'ultimo giorno, praticamente. Lui non ha più altri familiari. Chi Non è che nella vive? piantagione. Non è la piantagione. Chi è che vive in casa con lui normalmente? I suoi Oltre. uomini più fidati, la servitù che gli fa i lavori in casa e basta. Uccidiamolo e facciamo tipo È weekend con probabile lui che possa essere morto. anche un servitore Ce lo in realtà portiamo quello che. dietro. È molto probabile che sia Ah! un servitore Legato! o Lo forse uno schiavo dei nero, come uomini se lo che è stato tiene. lasciato dentro a far la guardia a qualche cosa. Willy Lomax. Va bene. Da quello che ti ricordi, gli uomini dovrebbero essere quasi tutti fuori, però non sai se magari qualcuno è scappato o è morto insieme a Nelson Briggs il giorno prima. Detto, uccidiamo il padre e facciamo weekend con lui Potremmo cercare di morto. Lo entrare. schiavo che lo tiene perché Magari. è vecchio, no? Magari entrando troviamo delle armi. Io non so sparare. Sì, dobbiamo. Anch'io volevo entrare nella casa e poi volevo mandargliela a fuoco con tutti quelli che ci sono dentro, salvo gli schiavi. Entriamo dentro. Proviamo a entrare. C'è Ok. una finestra non illuminata? Tra quelle che Sì, c'è abbiamo una delle visto? finestre che non è illuminata e però in questo momento fatemi un tiro di fortuna. Tutti Ok. Io mi Tutte e sciacquo la due. faccia Tutti e poi due. dopo che ho messo vestiti. Passato. Io no. Passato Ah abbondantemente. sì, 16, scusa, sì, anch'io Che perché bomba. ho 28. Mentre vi avvicinate, vedete che gli uomini di Monroe sono completamente presi da quello che sta succedendo davanti al portico perché gli schiavi sono riusciti ad avvicinarsi parecchio e alcuni hanno ferito persino con dei forconi alcuni degli uomini. Due degli uomini di Monroe sono già Ok. stati feriti. Quindi non stanno prestando attenzione a nient'altro che a quello che gli sta succedendo davanti a loro. Ok. E voi riuscite ad arrivare alla finestra senza problemi. La finestra è aperta anche perché Ok. Un caldo ricordo che è porco. luglio, quindi vengono Ok. lasciate aperte per far passare l'aria. Ci buttiamo dentro. Sì. Vi buttate Vado dentro. io per primo, se non dice niente. Vai tranquillo. Entri e vedi che alla tua destra c'è un'altra stanza da cui la porta è chiusa, ma da sotto la porta vedi che arriva della luce ed effettivamente c'è qualcuno che si sta muovendo all'interno della stanza. Non sei mai stato nella casa di Monroe prima, quindi non sapresti dire che stanza sia quella. Alla vostra sinistra, alla vostra destra, c'è invece la porta che porta fuori, e infatti sentite gli spari abbastanza vicini. In più, davanti a voi c'è un corridoio dove vi sembra di vedere una scala che sale. Entriamo in questa porta. Vedi che guardo verso la porta dove c'erano dentro. Ci sono delle lampade nella stanza? A Sì, petrolio? sono molto basse, però cioè, sono tenute al minimo, ma ci sono. Perfetto. Allora, potremmo salire al piano di sopra? Arrivare al balcone che dà sulla veranda e tirare due lampade a petrolio in testa agli uomini e a Monroe in modo che quando si sparge l'olio parte il fuoco e loro perdono il controllo. Se tu vuoi entrare dalla porta, puoi entrare dalla porta. Io vado su a fare questa cosa, perché così dobbiamo permettere agli schiavi di sfondare, di entrare e di distruggere questa piantagione del cazzo. Va bene, vengo con te. Tu Mi intanto hai sistemo finito i miei di vestiti, metto un pulirti, cappello per coprirmi sistemarti? un po' la faccia e poi tutto il sangue che c'avrò in faccia e esco. Fai una prova anche di fortuna per vedere se hanno lasciato qualche arma. Oh.
90. No. Hanno preso persino i coltelli quelli piccoli di argenteria. Che taglia coltelli per tagliare in grano. L'unica... Spacco una gamba di una sedia. No, ti stavo dicendo, l'unica cosa che c'è è il ferro, che adesso non è più rovente, però è il ferro. Ah, sì, sì, chiaro, prendo camino. Il ferro, il filo della manica. Così. E poi ma ha detto non è più rovente. Ah, è così lungo. L'attesatoio. Ah, no, allora metto dietro. Dietro, poi ci metto tipo la camicia sopra. Ok. Così, e esco coprendomi un po' a testa bassa, cercando di muovermi come un uomo di Monroe. Ok, mentre voi state discutendo su dove salire, un uomo di Monroe esce dalla porta di fianco a voi. Bello, io vedo qualcosa. Intanto lui ha detto che ti attacca, dopo vediamo. Cioè tiro un pugno, nel senso, non è che voglio uccidere. Sì, sì, io schivo. Eh beh, chiaro. Dobbiamo fare mischia. Sì. Io posso fare una rapidità? No, super colpito, 21 su 75. Tu non schivi, non riesci voglio a schivare. Sbatterlo per no. terra, voglio sbatterlo per terra. Ok. E salire di sopra, però. Senti che qualcosa di grosso, molto grosso, ti prende e ti sbatte. Ah, non sono stato io! Cade il cappello. Ah, non sono un uomo di Monroe in realtà. Io non lo riconosco perché per me sono tutti uguali. L'avevo visto. Ricordami quello che era successo la sessione scorsa, che è passato un po'. Cioè, lui se n'era andato da un'altra parte, aveva indicato dove noi eravamo. Sì. Ho indicato dove c'era il dottore, se vogliamo essere precisi. Sì. Anche questo è vero. Guardo verso di te, lo guardo male, guardo verso no, di te. No, se lui guarda così io gli do una capocciata e provo a svincolare. No. Ah, vai. Vai, prova di combattere. Di forza. Mischia. No, è un combattimento mischia. Voglio spingerlo via. È combattimento mischia. Quindi devo tirare rissa. Mischia anch'io? Sì, rissa. No, tu devi se caso schivare. Se ti ha passato. Preso. Allora sì, puoi schivare. Ce l'hai segnato. Non posso metterla dal punto di vista fisico invece, anziché schivante. No. Fallito. Avresti fallito anche dal punto di vista fisico. Io gli do una testata sulla fronte, ma non forte per farlo un attimo rimanere e dire che cazzo succede. Questo qua è 8 volte più piccolo di me, no? E così poi gli svicolo, rientro dentro chiudendomi la porta. L'ho visto lui. Non è che fosse particolarmente perché lui nascosto. Non l'ho riconosciuto sicuramente. Simo, sono io! Francis. O come cavolo ti chiami? Ma è. Sì, è Tom. Puoi uscire. Tom? Mi rimetto il cappello. In questo momento ogni alleato è utile, anche quello abbastanza inaffidabile. Sono tornato qui per voi. Sì, sicuramente. L'importante è che ne sia convinto tu. Veramente? Mi stavo infiltrato adesso tra le fila di Monroe per venire a salvarvi. Sapevo che vi avrebbero portati qui. Ma noi non siamo stati portati qua. Ci siamo venuti di nostra spontanea volontà. Quindi non ti preoccupare. Vabbè, il risultato è lo stesso. No, non ti preoccupare. Non mi devi niente, non ti preoccupare. Siamo amici, no? Tanto vedi che io sto respirando molto, molto profondamente e ti sto fissando senza dire nulla. Deve essere la reincarnazione di un leprecano o qualcosa di simile. Proviamo a pensare che sia uno spirito. Tu non lo sai che sto mettendo, però. Uno spirito fortunato. Andiamo su. Dobbiamo creare un diversivo per ridurre la pressione sugli schiavi. Ah, perché stanno ammazzando gli schiavi? Beh, gli schiavi si sono un po' rivoltati, ci stanno aiutando. E allora diamogli una mano. Appunto, andiamo sopra. Appicco un diversivo. Se tu vuoi appiccare un diversivo da giù, io vado su e tiro due lanterne a petrolio in testa a quelli che stanno. Ok, io penso al diversivo. Non mi fido. Lui sta con noi. No, sul fuoco posso garantirti che lo so ha una certa competenza. Sono stato addestrato, sono stato nell'esercito. E se andasse dal padrone ad avvertirli che siamo qua? Guarda, io a giudicare dalle cicatrici che ha addosso... Le vedo le cicatrici delle bruciature? Sì, la faccia, anche la faccia che è stata ancora al sangue. A me sembra abbastanza tumefatto per non avere voglia di aiutare quelli che l'hanno pestato. Anche perché se quelli se la cavano poi tornano e lo ripestano. Ma ho vinto io, gli ho presi i vestiti. Sì, non ho dubbi. Quindi... Vedi che sembro calmarmi un attimo mentre dici questo. Ok. Quindi tu vai al piano di sopra, quindi io inizio e da sotto. Tom, andiamo al piano di sopra. Inizio tu da sotto. Sotto puoi fare lo scempio che vuoi. Ok. E portati a casa tutto quello che ti pare. Tom, tu sei mai stato qua dentro? No. Sai dove è la cucina? No. Vado a cercare la cucina io. Ok. Allora. Saliamo. Voi quando iniziate a salire le scale sentite che al piano di sopra la temperatura è un po' più fresca del piano. No, ma cambia sotto. Pure pagina. Cioè. No, non ti preoccupare. Anche perché non sai se sarà il migo. Sì, no, va bene. Cioè, nel senso, per me andava bene anche uno zombie. Cioè, siamo anche vuoi... disarmati tra l'altro. Sì, cioè, no, cos'è che abbiamo? No, io lampade di petrolio. Anche le io voci. Avevo l'aratro ancora. Anche le voci degli antenati, degli schiavi della piantagione, dicono che col in fuoco effetti. È garantita.
se lo uso io sono a posto. Dopo innumerevoli locande messe a ferro, esatto, fuoco, innumerevoli cose messe a ferro fuoco, l'intero universo una volta, non dimentichiamo. No, in realtà qua tutti ancora si focalizzano sul carro con i due tizi, però vabbè. No, ha detto tutto l'universo. No, non voi, ma in realtà voi sapete che è a quello che puntate. Sì, chiaro. Salita al piano di sopra fa parecchio più fresco rispetto al piano di sotto. Mm-hmm. E ancora per poco. Ancora per poco. Al piano di sopra non vi sembra che ci sia nessuno. Salendo le scale vi si presenta un corridoio. In fondo a destra c'è una porta, in fondo a sinistra c'è una porta socchiusa, e davanti a voi ci sono due porte. C'è qualche luce accesa? Da queste porte no, sono tutte spente. Nel mio cercare la cucina ci sono armi in giro? Fai un altro tiro di fortuna. Un'altra casa. Bella domanda, bella domanda, bella domanda, mi è piaciuta. Ma... ma hanno portato fuori anche i coltelli da burro. 89. Dico, non c'è nessuno. Dico quando vedo che le luci sono spente. E non sapresti dire quali stanze siano cosa. Una di queste sicuramente è la camera da letto di Monroe. Beh, noi sappiamo la stanza che dà verso l'ingresso in linea d'aria, quindi andiamo direttamente in quella stanza. Cioè noi dobbiamo andare nella stanza che è sopra dove sono loro. Sia quella a destra che quella a sinistra arrivano poi fino alla facciata della casa. Ok, allora adesso siete proprio al centro della casa praticamente. Ok, allora faccio per aprire la porta a destra, vedi, tranquillamente. Ok. Cioè, stando attento, la apro di botto, perché magari potrebbe esserci qualcuno dentro nascosto. La apro di botto e guardo dentro. Apri di botto e quello che vedi è praticamente una specie di salottino dove Monroe ha tenuto la sua poltrona, c'è una lampada, ci sono dei libri e qualche smozzicone di sigaro finito e un bicchiere di scotch ancora mezzo pieno. Stava evidentemente bevendo quando hanno salito la casa. Questo brucia, dico guardando verso... Vi consigliano di guardare il soffitto. Ok. Guardo il soffitto. No, non c'è niente. Grazie per il consiglio. La regola di Fumble dice che se guardate sul soffitto non c'è niente, se non guardate sul soffitto c'è qualcosa. Ah, giustamente, grande. Allora ad oggi dichiarerò sempre di guardare sul soffitto. È regola dal pavimento, ovviamente. Vabbè, io mi avvicino alla finestra. La finestra è libera, cioè è libero l'accesso alla finestra. La finestra è libera. Dalla finestra non riuscite però a colpire Monroe. Alcuni degli uomini di Monroe sì, però essendo loro sotto al portico non riuscite. Quelli che sono più davanti e che stanno finendo gli ultimi schiavi che si sono avvicinati molto, che sono i due che erano stati feriti, sì, li potete prendere. Okay. Monroe di per sé no, forse con l'esplosione della lampada gli date fuoco ai pantaloni. Va bene, ma tanto l'importante è che Monroe si rifugi in casa, dopodiché sono cazzi suoi. Okay. Io lancio le lampade. Sì, ok, sì. Fai una bella prova di armi improvvisate, che non c'è, quindi sarà combattere. Ok. No. Scagli la lampada, si spacca comunque per terra. Sì. E uno dei due uomini prende fuoco, però non tutti e due. Ok. Fagli solo un dado da 6. 4. Ed essendo già anche stato ferito lui prima, vedi che lascia andare il fucile e sta scappando verso l'uomo torcia. Esatto, che corre. Ok, alla fine torcia l'uomo torcia. Allora, le torce le lascio lanciare lui perché è più bravo, però li lancio qualcosa anch'io. Li lancio la bottiglia con tutta la mia forza verso l'altro, vicino all'esplosione, proprio ignorantemente. Colpisco, 26. Ok, anche tu spacchi la bottiglia e dato che stava già un po' bruciando, perché la sua lampada comunque avendo l'olio dentro ha fatto una piccola chiazza di fuoco, colpisci altri due degli uomini di Monroe. Mitico. E se fai un tiro di fortuna forse colpisci pure Monroe. Dai. Ora spendiamo tutto. Bravo! 25, sì! Colpisci anche Monroe. Tira un dado da 6 anche tu. Per tutti? Un dado da 6 per tutti. Porco
Posso ritirarlo con una fortuna, con qualcosa? Puoi spendere dei punti fortuna e ritirare, sì, spendi almeno un punto fortuna. Spendo un punto fortuna. Bene, due volte uno, yeah! Vabbè, dai. Fumble si chiama questo programma, no? Però l'ho ferito, dai. Continua la almeno partita. Non è un fumble. Almeno posso dire di averlo ferito. Sì, sì. First blood. Ottimo tiro. E fai uno a tutti. In generale. Compreso quello che stava scappando, che era appena partito. E adesso si rendono conto che c'è qualcuno al piano di sopra e senti Morro che dice: andate a prendere quei fottuti bastardi! Però non sapete quanti stiano salendo e se stia salendo Morro o meno. Ok. Dopo che loro hanno fatto tutto questo, cosa sono riuscito a fare in cucina? In cucina hai trovato un po' di cose. Hai trovato il mattarello, hai trovato gli utensili da cucina che potresti trovare normalmente. I coltelli non ce ne sono tantissimi. Tipo quello per il pesce. Va bene, tipo lo scippo. Sì, sì, esatto. Quello no, c'è. Quello lì è la prima volta che mi sono preso. Poi non ho guardato altre armi se non ci sono armi da fuoco. Ho iniziato a cercare di appiccare. Non so come funzionasse una cucina ai tempi, però immagino ci sia roba da combustione e combustibile. Beh, l'alcol da cucina. Ah, sì, sì. Legno. Allora io ho iniziato a cospargere tutto e tipo adesso sono lì pronto. Comunque per sono accendere. Case di legno, non sono case di mattoni, quelle texane coloniali. Allora sono pronto per accendere quando magari sento quelli che strillano. Mi appoggio al muro e aspetto che sento dei passi che salgano le scale. Fai una prova accendo di sopravvivenza, che dovresti avere abbastanza alta. No? No, è incredibile, il vagabondo. C'ho valutare, ma se non sopravvivi cosa valuti? 87 su 10. Inizi e non sei così skillato come ti ricordavi. Più che altro che non hai la pietra focaia, lo stai cercando di fare. Però con ho sentito la gente che saliva al piano di sopra. Sì. Prima di accendere. Sì, sì. Ci metterai un po'. Non c'è qualcosa di acceso anche nella stanza prima, una lampada o beh, qualcosa. Lampade nelle stanze prima c'erano, sì. E allora sbirciando fuori se c'è qualcuno, perché probabilmente faccio prima, prendo una lampada e fai una prova di furtività. Riparazioni elettriche. Furtività. La scheda è parte dal 1901. 85. Molto furtivo. Sì, ma c'ho tipo... Ah no, dove no, destrezza c'ho una merda. Senti, una persona che sale per le scale, una seconda persona che sale per le scale, poi per un attimo non senti più nessuno. Quindi esco. Esci e in quel momento ti trovi Morro davanti con la pistola in mano che ti guarda e ti dice: che cazzo ci fai fuori da quella stanza? E ti punta la pistola addosso e facciamo un tiro di iniziativa tra te e lui. Ma non posso provare a dirgli qualcosa prima? Tu fai un tiro di iniziativa. Lui ti ha lasciato. È una prova di destrezza. Fallita di due. Usa la fortuna, dai. Sì, uso due di fortuna. Mi ho dimenticato. Ce l'avete fatta tutti e due. Lui ha 60 di destrezza. Tu quanto hai? 25. Beh, c'è provato. Beh, ma non si distrae neanche un minimo per il grilletto, vedendo che sono vestito col cappello che mi copre la faccia. Il cappello ti è caduto prima. Beh, non ti ha sparato subito. Bello, no, l'ho ripreso. Mi metto dietro la porta col cappello. Giusto, sai, quel mezzo secondo di distrazione. Esatto. Sì, ok. Fagli fare una prova di percezione. A me andrebbe bene. Se ci riesce di parecchio, allora sì. Dove stavo lavorando tu? No, davvero. Per fastidio non mi darebbero mai retta. Per un attimo vedi che ti guarda e ti dice: che cazzo ci fai qua sotto? Vai esatto, a prendere quelli di sopra. Ah, se dice così e mi guarda, io corro velocissimo per le scale. Sì, signore! Allora, ti dico quello che facciamo nel mente, perché noi sentiamo che loro stanno salendo. Io ti dico... fratello bianco, ti passo proprio l'altro che ho, lo do a te, aspetta qua e colpisci, io li attiro. Ok. Ti faccio aspettare proprio, mi metto davanti la porta e te lo passo, no? Prendo la prima cosa che trovo, pesante. Insomma, sì. La poltrona di Morro. C'è la poltrona? No, c'è una roba che riesco comunque a tirare. Dalla no? finestra ci passa la poltrona? No, no, la voglio tirare nelle scale mentre loro arrivano. Ah, riesci a passare anche dalle scale. Allora, prendo la poltrona e mi apposto vicino alle scale. Ok, senti che stanno... almeno due persone sono entrate e stanno salendo le scale. Ok, tiro giù la poltrona con tutta la mia forza. Vai, fai una prova di forza brutale. Superato. No! Ma hai segnato la mia iniziativa? Adesso... Fa scazzato.
93 su 70, ho scazzato di 23. Mi conviene spendere 23 punti? Vedi tu. Secondo me, se non so, se non è questione di vita, quanta ce n'è ancora? Pochi. Tieni conto che moriamo entro la fine della serata, quindi no, no, appunto, ma non lezionarli, non è morte. No, non li spendo, non li spendo. Non è detto, potreste semplicemente impazzire. Non li spendo. Ok. Lanci la poltrona. E... Beh, li rallenterà comunque la poltrona. Sì, li rallenti, non riesci a buttarli a terra. E riesci a dare fuoco alla cucina. Peccato. A questo punto tirate anche voi l'iniziativa e vediamo da qui in poi. Com'è l'iniziativa? È un tiro di destrezza. C'è un D? No, il dado da 100. 13. 45. Ma tu consideravo che l'avessi già fatta. Ah, ok, va bene, va benissimo. Perché ho fallito sulla 60. Ho fallito di poco. Ok. Ho fatto 97 sull'altro tiro. Tu? 13. Tu sei super riuscito. Minchia. Sì. Rapido, Scimus. E gli uomini di Monroe sono ultimi. Però Monroe è secondo. Il primo ad agire è Scimus. Io vedo l'esito del suo lancio. Ah, l'esito del suo lancio. Vedi che li ha rallentati perché hanno dovuto spostare la poltrona, ma hanno l'arma in mano. E nonostante avessero l'arma in mano, sono ultimi lo stesso. E ti dà un più 50% al tiro di iniziativa. Ah, perché sono armati con armi da fuoco loro. Sì, hanno due fucili. Cazzo. Non dovrebbero avere ancora molti proiettili, dati quanti ne hanno sparati. Io tiro lui dentro la stanza e chiudo la stanza. Lo dobbiamo barricare, sostanzialmente. Anche perché sentite Monroe da sotto che urla: che cazzo ci fai qui? Vai a prendere gli altri con gli altri. Quelli di sopra con gli altri. Perfetto. Tom, dentro! Sì, sì, mi sembra. E lo tiro per la camicia. E in quel momento sentite Monroe che sta salendo le scale urlando: cani maledetti, che cosa fate? La poltrona vi rallenta! Tira uno schiaffo a qualcuno, tu senti che... Cioè, tu lo vedi perché sei sulle scale. Sì, anche io volevo prendere Monroe, dai. Tu li hai superati. Ah, io faccio finta, mi abbasso, sì, sì, e faccio finta di avere una pistola. E anche perché tu li hai superati. Loro stavano spostando la poltrona, quindi tu sei riuscito a passare. Ok, io allora volevo aspettare che... E Monroe sta salendo le scale adesso. Quindi è lievemente dietro di me o pare un po' dietro di me? No, è poco dietro di allora me. Allora io mi metto dietro l'angolo facendo finta di una pistola e guardo. È libero! Ok. E aspetto che preparo l'azione a quando lui arriva dietro di me. Sale finisce di salire le scale. Io voglio girarmi al volo, prendergli la pistola con la mano e con l'altra spingerlo giù dalle scale. Coraggioso, è una prova di rissa. Spendo 33 punti. Qui è la questione di morte. Vediamo se lui schiva. Il 30... 47 meno 23. 24. Lui ha il 30% di schivare. C'ho la sorpresa. Infatti tira la metà. Claudio, qua i tiri di Claudio. No, Claudio, 11. Non ci credo. Posso usare la fortuna per abbassarglielo? No, puoi usare la fortuna per migliorare i tuoi. È una iettatura. Tu ti giri, in quel momento cade il tuo cappello. È legato qua sotto, ma sì, scende. Male. Però scende. Ce l'ho fatta. Lui ha schivato. Niente. Ti guarda e ti fa: cane maledetto. Una spallata dopo. Potevi cercare di andartene. Nessuno sarebbe venuto probabilmente a cercarti. Hai cercato di sfidare la fortuna, eh? E ti punta la pistola addosso e ti spara. Schivo. Prima vedi se ti colpisce. Schivo uguale. Hai il 58% di riuscirci. Mica se non lo colpisce. Incoglionito. 90. E quindi sei inceppata? Senti, oh, che no, fuori, non è inceppata, ha finito i proiettili. Ha sparato abbastanza schiavi fuori da aver finito i proiettili. Ma quindi a pochi non è inceppata perché noi, non è un e quindi lui mi punta la pistola, fa click. E quindi io sono pronto per dargli la spallata appena ritocca a me per buttarlo proprio da solta giù dalla balaustra. Proprio. Tom. Quindi, cioè, in questo momento lui è a pochi metri da me sulla porta e gli altri sono giù. Lui è a pochi metri da te, sì, a qualche metro dalla porta, lui ti ha trascinato verso la porta. Beh, io preso dall'ira, cioè mi lancio su di lui, alla fine devo... E le tiro un pugno proprio... Ma loro non erano sopra? Con... E lui è sopra, lui ormai... Nel corridoio? Ah, ok, sono lì davanti. Voi siete arrivati alla fine delle scale e loro sono in quel corridoio lì.
Voi avete ok, e i tre tizi? Sono sulle scale insieme a te. Ah, sono rimasti indietro. Okay. Agiscono per ultimi. Voglio sbattere, voglio tirare un pugno e farlo volare giù dalle scale contro gli altri. Questo è il mio obiettivo. Ok, è una prova di rissa. Fallimento critico. No, però aspetta, posso spendere sempre che punti fortuna, critico. No? Puoi spendere i punti fortuna, ma mi sembra. Sì, puoi spendere i punti fortuna e abbassarlo sotto la soglia del livello critico ed è solo un fallimento. No, ne spendo 28, io ho 70 e riesco. Ah, se ne hai ancora 28. Ne ho ancora 28. Nice! Preciso proprio, chirurgico direi. Non sono molto fortunato da oggi in poi, però ne vale la pena. C'è una prova di fortuna. Ah, ok, puoi. Lo prendi, lo butti di sotto. Vedi che cade rovinosamente addosso agli uomini che stavano ancora salendo e l'hai lanciato così forte da fargli anche dei danni. Quindi tira un... Tu quant'è che fai di... Io ho un D6 più un D4. Allora tira il D4, che è il bonus, perché non stavi facendo attivamente danni, però 4. Gliel'hai fatti. Come lo stesso. Un D6 più un D4? No, un D4 di base faccio. E poi un D6 è il pugno. Ah, un D6 è il pugno. No? Il pugno è un D3. Ok, allora un D3 più un D4, comunque sono un D4. Un 4. D6 è quando avete un'arma. Ok, e una pistola quanto faceva? Di più. Un D12. Sempre cambiano solo i dadi però, non sì. È che un D8 più X solo no, la pistola. Cambiano i dadi. Okay. Mi hai fatto 4 danni. Sentite cadere rovinosamente, siamo urlando. Se ho anche l'azione di movimento, non so se c'è qua. Sì. La faccio per tornare indietro. Per tornare verso la stanza dove per c'è. Per tornare verso la stanza. Vabbè, faccio il cenno di venire con noi. Andiamo! Eccolo. Uccidete quel negro maledetto! Portatemi la sua testa! Non accetterò niente di meno che gli occhi di quel fottuto cane sul mio piatto questa sera! Io mi giro cercando di attirare il meno possibile l'attenzione e ai tre tizi stanno dicendo che mi faccio di là, andiamo! Fai una prova di raggirare, ma difficile, estrema quasi direi. Non per Monroe, per i tre tizi. Lui non gli ha detto fermate il tizio a cui ho provato a sparare, quindi stanno andando verso il tizio, verso di lui. Sì, ok, ma lui ti ha guardato e ti ha detto saresti dovuto... No, rimanere. No, lui sì, ma di lui non mi interessa. Ma gli uomini erano lì con lui, non è che non hanno sentito quello che dicevi a un momento. Ma cosa fanno? Mi picchiano a me e non vanno a prendere lo schiavo? Cioè, mi sembra che stiano andando a prendere lui. Lui, ma è dentro una stanza, quindi si butta dalla finestra. Io ci provo allora, estrema, quindi è diviso... Qua, un quinto? Un quinto. Che è questa qui. È quello più piccolo. 15, ce la faccio. 59. No, non ce la faccio. E ci va finito. Gli uomini si guardano un attimo tra di loro. Guardano Monroe. E Monroe gli dice, tu prendi lui. Voi due andate su! Due ti passano di fianco. Uno di quelli che era fuori è, ha finito di sparare agli schiavi che non ce ne sono più fuori a quanto pare. No. Adesso arriva Baba Yaga con e ti passano di fianco. E l'altro arriva Andrew proprio. Zombie. Eh sì. Eh sì, magna tutti. Esatto. E uno però prova a prenderti. Non ti spara. Cerca di prenderti corpo a corpo per finire quello che stavano facendo prima. Pestarti a sangue. Mi faccio prendere. Ok. Come mi arrendo. Ok, lui ti prende. Sì, sì, cerco di fare il meno resistenza possibile, poi quando tocca a me lo voglio accoltellare. E ti trascina di sotto. E tu eri tornato... Avevi chiuso la porta? Non so se... Non dimmi tu se ho abbastanza azioni per chiudere anche la porta. Chiudere la porta non è un'azione. Sì, la chiudo, mi chiudo dentro ovviamente. Senti che si buttano contro la porta... Pum! Pum! Beh, cerco di tenerla con tutta la mia forza. Uno di loro sta cercando di buttare giù la porta e fai una prova contrapposta di forza. 69 su 70, quindi successo proprio il meglio che posso fare. Lui 50 su 40, quindi lui fallisce. Senti che l'altro dice, spostati, ci penso io. E senti, clac clac. Mi sposto di lato, mi sposto subito potrai di lato. Schivare. Ma non hai più fortuna, quindi se spara alla porta colpisce per forza anche te.
91. No, un po' di fortuna comunque. Ah, molto lui po'. Che è, perché gli uomini di Monroe e Monroe sparano di merda come mai sei... Gli uomini di Monroe sono truppe imperiali e quindi di sparano malissimo, ok. Non sono in grado di sparare. C'è qualcosa di pesante nella stanza? E hai già tirato la poltrona, c'è ancora il tavolino. Ok, ti dico, mettiamo il tavolino. E sta a Shimus. E spingiamo il tavolino. C'è solo il tavolino? Non c'è una libreria, non c'è niente? Beh, ci sono un paio di mobiletti. Sì, c'è qualcosa di un pochino più pesante di un tavolino, ma non tanto. Sei uno di quegli scrittori per scrivere le lettere? Sì, sì, tavolino. Sposti il tavolo davanti sì, alla porta. Sì. E mi acquatto dietro la porta, non dalla parte in cui va a sbattere eventualmente se la sfondano, ma dall'altra parte, quella sull'apertura, pronto con le lame a mia disposizione per infilzare quelli che entrano. Ok. Sentite Monroe che sale le scale e dice: levatevi, ci penso io. Ha rimesso i proiettili nella... Padrone, pistola. Padrone, perdono, io so dov'è suo figlio, so dov'è il dottore che ha ucciso sua figlia. Intanto spara e sparando puoi schivare, se no ti becchi una pistolettata attraverso la porta. Cazzo, io sono attraverso la porta? Non hai ancora avuto modo di spostarti. No, 49. Su? Su, 55. Attenzione. Ti passa a pochi centimetri dalla faccia un proiettile. Con anche il cono di luce del buco. Avete pochi secondi prima che io faccia buttare giù questa porta per davvero. Sappiatelo, la mia pazienza è già esaurita. E tanto non uscirete vivi da qua. Quindi, irlandese, se vuoi uscire vivo da questa storia, ti conviene consegnarmi lo schiavo e dirmi che cazzo di fine ha fatto mio figlio. Io so dov'è suo figlio, so dove anche chiesto il dottore. Il tizio di sotto ti tira uno schiaffo. Zitto, non ti ho chiesto niente. Beh, io vado a dare un'occhiata. Sta a A parte il tizio che mi sta tenendo, nessun altro mi sta guardando. Cioè Moro sta guardando la porta principalmente. Sì. Lo accoltello e mentre provo a dargli la coltellata, quella da prigione, proprio che quasi gli vada addosso e mentre con l'altra mano gli copro la bocca. Ok, è una prova di Iris. 58, spendo 8 punti fortuna. Vediamo se lui è abbastanza reattivo. Ha il 26% di schivare. E tanto quei tuoi tiri di merda. No, vedi, guarda. Devo dire così, non devo dire ti prego non fare tiri perché tu gioisci nel dolore, quindi... E lo coltelli, fagli... C'è anche danno bonus. Il danno bonus e il dado da 6, perché ho deciso che tutte le armi fanno un dado da 6 per mia facilità. 4, come un mio pugno. Lo coltelli, gli hai messo una mano davanti, quindi fai anche una prova di furtività. Furtività? Di forza, per quanto gli tengo chiusa la bocca. No. C'ho 10 di furtività. C'ho 10, ho fatto 44. 40. No, 20. Fallita di 24. Ok. Non emette un urlo fortissimo. Però... perché cerco di mettere in... Alla fine gli infilo la mano in bocca, quindi anche se mi morde però lo continuo a coltellare. Alla fine urli tu, poi... No, io non urlo. Tom. Allora, io... Niente, devo guardare del balcone. Fuori dal balcone per vedere se c'è una via di fuga. Guardando fuori dal balcone... Non guardo però che mi butto avanti, che magari c'è uno sotto che mi spara. Guardo... sporgendomi rapidamente prima. Fai bene perché effettivamente uno degli uomini di Monroe è sotto e sta punzecchiando i cadaveri degli schiavi che ci sono davanti. Vedete che la piantagione sta ancora bruciando, però non essendo periodo di siccità sta bruciando abbastanza lentamente da non essere un'emergenza. Bruceranno degli alberi, ma in questo momento è più importante quello che sta succedendo in casa. Non stanno arrivando altri uomini. Quindi anche perché non dovrebbero sotto esserci. C'è solo un uomo, giusto? In questo momento sì. E vedi però che tutti i tuoi compagni, amici d'infanzia sono riversi per terra, proiettili che hanno sfondato crani. Qualcuno è morto molto male, vedi che si sta ancora tenendo lo stomaco, non è ancora morto del tutto, ma sai che è impossibile che sopravviva. Non è la quinta, ma che altezza c'è? Che altezza c'è? Siete al primo piano, quindi saranno 3 metri
abbondanti perché è una casa di quelle ricche, però. Va bene, allora dico niente, allora io senza dire un cazzo, perché mi sembra la strada migliore, proprio mi lancio in calcio, non in calcio volanti, proprio con tutto il mio peso per schiacciare questo tipo cercando di colpirlo Che mentre disonore, ecco. salta. Estremamente coraggioso. Allora, fai una prova di rissa, ma estrema. E ce la fa. 5. Attenzione, Tom! Grande! Attenzione! L'attacco furtivo nella più o meno vita reale, No, ma perché. tiro anche. No, Esatto. Tom non è furtivo, quindi mentre mi lancio tiro anche un 1. Questa è violenza dell'ombra di Mordor, proprio. Sì, è Sì, veramente da ombra di Mordor. esatto. Fagli Stealth kill! Esatto. il tuo dado da 3 Prego, del uccidilo. pugno più due volte il dado bonus. Dai, uccidilo con un colpo, ti prego. Allora, 3, 2, 5 e 3, 8. Quasi tanto massimo. Tu senti proprio il suo collo che fa crack e la sua cassa toracica che si sfonda mentre gli cadi col ginocchio addosso. Magari mi faccio anche male, però voglio farli male proprio. Il mio obiettivo è Per farli rimanere male. in tema ombra di Mordor, un altro fa tipo un po' più lontano e poi si rigira a punzeccare i cadaveri. Fa un triangolino giallo in Hai il testa. fucile? Prende il fucile. Segna il fucile a 4 proiettili ancora. Tanto lo prende lui perché io ho 0 mira, quindi non me lo segno. Sì, io sono ancora E sopra. lui ha Io fiamme sopra, però. fucile, io sono un cazzo di Com'è cecchino, non ho mai avuto un per fucile. tirare? Eh? Cos'è per tirare? E qua armi da fuoco. 25, tu quanto hai? No, 20. No, io armi da fuoco sono una sega. Io sono 25. fortissimo, il più Fai forte con 5. le armi da Fai fuoco. 5. 25. Come me? 25 è il minimo da Io cui sono il parte più un forte con le personaggio. armi da fuoco, ma sono quello meno affidabile a guidarle. Vabbè, io comunque te la do a te. Sta al tuo giudizio decidere a chi darla. Nel Intanto frattempo però la puoi tiri usarla tu. come mazza con il calcio, cioè. Beh, intanto lo prendo in mano. Sta agli uomini di Monroe che non si sono accorti di quello che è successo fuori per ora. Hanno solo sentito urlare, ma potrebbe anche essere il tizio che si è buttato dalla finestra e si è sfracellato di sotto. E sapendo che uno è rimasto indietro con te, non si stanno preoccupando della cosa. Speriamo. E cercano di buttare giù Giù la la porta. porta. Dai, fatta l'irlandese. Hanno pochi proiettili, quindi si danno una mano e provano Cercano a buttarla, spallarla, di esatto, buttarla giù a spallate. spallate. Mi dai un altro paio di round. Il primo si schianta e Non senti che ci credo. Ha fatto un fallimento fa. critico. No, fallimento quasi critico. No, Pum, ha preso il muro, gli fanno alla porta, cretino! Il secondo ce l'ha fatta lontana. Ah! Perché abbiamo due E se il terzo la frasburati. butta giù adesso. Ah, non Il c'è il terzo è terzo. Monroe. Se lui che la butta giù fa. Tirerà un'altra revolverata alla porta E quando appena fuori. tocca di nuovo a lui, sì, ma il terzo è di sotto con te e cerca di liberarsi dalla tua stretta. Ok, non riesco a invogliarlo a usare la situazione per mordermi la mano che è nella sua bocca. No, puoi fare un tiro di fortuna. Dai, ci sto. Si accetta tutto, Cthulhu. Oh, fallitissimo. Ah, non era No, 4, è no. 20, 16. Calata, amico. Come dal tuo 0, siamo No, lì, 13. Ah, non eri andato a 0 allora con 28. E no, 40 avevo. 40 meno 28, 12. 12. Ti cerca di liberarsi semplicemente e fai una prova contrapposta di rissa. Qui non ci sono le penalità quando uno è ferito? Se hai una ferita grave, sì. Lui non ha ferite gravi No. con i danni che gli ho fatto. Ma sono No, ferite particolari. le ferite gravi sono ferite E quindi in particolari. teoria io potrei ucciderla a coltellate senza che mai avesse una ferita grave. Sì. Tipo, ok. Cos'è che hai detto? Una prova contrapposta di rissa. Fallita di 8. Fallita anche lui, non importa di quanto. Quindi per il momento Stasi. rimane bloccato e anche tu però sei bloccato praticamente da lui perché se non continui a tenere la presa Chiaro, si va libera bene. e sta Shimus. Ok, io prendo la seconda lampada e la sbatto contro la cassettiera che sta sulla porta in modo da dare fuoco a tutto. Ok. C'era una finestra in cucina? C'era una finestra. Adesso vengo da lì. Dai fuoco anche Adesso alla mi serve libreria e al il mostro che tavolino. Sì. Io adesso vengo. Che fai poi? La Rimani nella stanza? No, Per prendo la tipo finestra. ferito.
Come? Buttarla in cucina dopo aver innaffiato con l'alcol e uscire dalla finestra. Ti lanci brutalmente di sotto? Diciamo che mi avvicino, guardo sotto e poi mi lancio. Perché io sono sotto, appena ammazzato il tipo, e guardo verso di te con il fucile in mano, sì. Così. Però lui si è lanciato. Ash, reparto ferramenta! per il politically correct ha cambiato colore. Esatto. Per puro culo ha beccato uno dei due. No, però io voglio fare un'altra cosa. Siccome mi hai detto che noi siamo sopra il portico e quindi vediamo la tettoia del portico, io voglio fare tac tac. Ah, ok. Ma scusa, però in teoria ci vuole troppo tempo forse, però 3 metri, no, un po' però, di più, ti sì. Cali così, ti lasci cadere, non ti fai niente. Beh, ho capito, però parliamo, che mi calo. Mi sono rotto una caviglia giocando a ping pong, quindi uno che ma perché ping pong non stai attento, io preferisco fare in 2 balzi avendo 1,50 e 1,50. Fai una prova di destrezza in generale. Ok. 15 su 77. Tipo ninja, okay. Salti sulla tettoia e ti cali dalla tettoia. Tipo ninja è come lo racconti, in realtà probabilmente hai fatto... Appena atterri ti do... Due tegole che si sono staccate. Mi dai il fucile? Il fucile e proprio senza di niente faccio per prendere invece l'aratro che tu avevi. Ok. Le voci nella testa dicono anche spacco bottiglia, incendio ammazzo famiglia. Incendio famiglia. Io sempre, Irlanda, Sinti, una a chi sta, a chi sta, a chi sta? Sta Monroe. Che vediamo se si accorge che la porta sta bruciando. Sta succando Morro, eh. Vuoi che si ustiona una mano con la maniglia? Sì, se ne accorge. Sono usciti dalla finestra di sotto! E scende per primo. Sparagli. Ti dico. Si accorge anche che il suo uomo sta sanguinando e come prima cosa, prima ancora di scendere, ti spara. Quando ha ricaricato? Prima di salire, detto che ha ricaricato. E non è la sua azione di provare a vedere la porta scendere. No, che okay. Voi avete fatto più di una prova alla volta. Troppo, sempre missare. 79, ti manca, ma non di tantissimo. Non hai punti fortuna. Non è un problema. Stiamo a. Sì, sta a tua. C'è una lampada vicino? Non proprio in dove questa sei. Questa stanza non è riuscita. Andando verso la cucina? Andando verso la cucina, sì. Allora io spingo il tizio. Che sarà ferito e stava cercando di liberarsi, quindi proprio gli do la spintarella e uso tutta la mia azione per correre, prendere la lampada, buttarla per terra in cucina dove avevo innaffiato con l'alcol e lanciarmi dalla finestra della cucina. Ok, non c'è bisogno di tirare nulla perché erano già tutte cose che avevi preparato prima e che semplicemente porti a compimento. Oops. E giusto per seminare zizzania urlo: il dottore ha ucciso sua figlia, capitano! Che non è un capitano, ma... Ah. Dottor Cook, Tom, tu senti Monroe che urla: sono usciti, andate a prenderli. E dopo pochi secondi vedi delle altre fiamme da una stanza al piano terra e senti una finestra che si infrange al piano terra. Va bene, con allora. Alec Francis, okay, che urla. Vabbè, quel fucile in mano, quindi permetti di capisci solo Dr. Cook! Mi permetti di sparare a Monroe, io niente, vado, cerco di andare nella direzione dove penso che sia andato lui. Cioè, aggiri la casa? Però, cioè, mi voglio nascondere dietro gli alberi, quindi inizio a fare il giro, però trovando un albero bello grosso dietro qui nascondermi. Ok, fai una prova di furtività difficile perché in realtà metà degli alberi stanno bruciando. Cazzo! O qualcosa, c'è una roba che posso usare per ripararmi? Fai una prova di furtività grande, difficile. Il più bel rogo della storia. Ci avevo perso tanto di quel tempo a cospargere tutto d'alcol. Puoi girare dietro alla casa, esatto. Però purtroppo lì davanti hanno dato fuoco accuratamente. Quindi sei nascosto dietro al lato della casa. Va bene, sto là. Sei nascosto se qualcuno arriva dalla piantagione in fiamme urlando. Sto là per il momento. Ok. Io in modo da vedere anche te. Tocca. Io non l'ho detto, ma chiaramente quando mi alzo e faccio percorrere non corro alla Recon dritto, in linea dritta, per farmi tirare una freccia nella schiena, ma inizio a correre a zigzag, mi butto, faccio una capriola e inizio a correre in giro. Cioè, non so se mi sparano, ma non si sa mai. In realtà gli uomini di Monroe escono. Uno corri alla sventura? Sì. Quando è esattamente uguale. Ok. Perfetto. Esatto, capriolina, eh. Sparato. Perfetto. Uno dei miei uomini di Monroe sta uscendo tenendosi il fianco, lo okay. Vedi, e sta perdendo copiosamente sangue, infatti si appoggia poi fuori al porticato con quel suono proprio. Gli altri due gli passano di fianco, vedono te
e ti sparano. Che sfiga, cazzo. Mi dispiace. Il primo ti prende. Merda. Puoi schivare. Certo. C'hanno il un secondo botto non ti prende. Loro. Uno. Schivatona critica. Gli prendi la pallotta e gliela ritiri. Come un esatto. Marco, come un Marco. No, però. No, però potrebbe essere. Potrebbe essere. Che uno spara l'altro tipo. O che si inceppa il fucile e non lo può più usare. Beh, lui considera che su un successo critico di schivata ti ha fatto uccidere la figlia di Monroe. È vero. Quindi adesso sono due. Sceglietelo bene questo vantaggio. Sono due e uno più uno ferito. I due sono tutti e tre armati comunque allora. Uno non più. Uno non più e in più c'è Monroe anche. Quindi è veramente tosta. Fagli volare il fucile e fallo arrivare in braccio a me. No, il fucile te lo passo io adesso. Devo scegliere io che cosa gli succede? Puoi scegliere. Considera inerente al fatto come hai schivato. Oh, una botta. Sì, che gli succede? Sì, perché è un po' difficile schivare un proiettile. No, non è impossibile. No, può essere che ha sparato in culonia, come però può anche esplodere di fucile in mano. Allora, forse diciamo magari che si inceppa meglio. Io li ho visti arrivare. Ho visto Tom fare il giro della casa. Quindi sostanzialmente mi lancio, invece di correre, mi lancio proprio in tuffo verso l'angolo della casa. Mm-hmm. Verso dove sono io. Esattamente. Quindi loro sparano ancora, però io sono già addosso a loro. Ok. E uno dei fucili si è inceppato. L'altro uomo si limita a rimanere lì e cercare di sopravvivere. Quindi sta a Sheamus. Ok. Che è dietro l'angolo della casa. Quindi vedo Francis. Vedi potrebbero Francis? Sparare da un momento all'altro dalla finestra. Lo sai usare? Sì. Lo usi contro gli altri? Certo. To. E glielo lancio. Lo prendo perché lo so usare molto bene. Cioè molto. Sicuramente meglio di 45. E tocca a Monroe. Vabbè, mi tiro su, arranco e cioè sì. Beh, tu non sei ferito comunque. No, no, grazie a Dio per il momento. Beh, ritirata strategica. Tocca a Monroe che sentite avvicinarsi ai suoi uomini. Sentite un e dice a uno dei suoi uomini: bevi questo, non ti preoccupare. Andrà tutto bene. Lo sentiamo tutti? Sì. Possiamo capire automaticamente? Beh, o io Andrea ha capito. Cioè, capitene voi quello che volete. Ok, possiamo capire quello che vogliamo. Esatto. Beh, io vi guardo e vi dico: scappiamo. Vi dico col fiatone. Per sta ad Alec. Anche perché ti sei buttato. Sbircio dietro l'angolo piano. Della casa. E vedi che uno degli uomini sta. Quello che era ferito sta buttando a terra una boccettina. Ah, già l'ha bevuta? Sì. Ma non toccava a lui. Azione di Monroe. La sparo in testa a Monroe. E poi ottimo. Scappo. Probabilmente abbandonando il fucile se lo prendo, però. Cazzo. Di quanto? Di tantissimo. Tantissimo. Di 20 e passano, ce la faccio. Mi stai tenendo troppo alto stasera. Se volete spendere tutti quanti dei punti fortuna per farlo arrivare a quanto gli serve. Posso, si può fare anche questo. Quanto 72, ne posso spendere 16. Su? 45. Quindi con 16 arrivo a 56. Ce ne mancano 27, no, ti do io no. Gli altri. Mancano 11. E ti do io gli 11 che mancano. In tutto ne mancano 27. Sì, sì. Io ne ho 16 e ne spendo gli altri 11. Anzi, prendine 12, ne rimango a 1, non si sa mai. Lo grazie. Colpisci, gli fai un dado da 10 più un dado da 6. E qua non si somma il mio bonus. No. No, il bonus danno è in no, aspetta, tiro quello delle centinaia, l'ho sempre fatto in numeri altissimi. Perché adesso no, faccio uno. No, 3, 6, 9 danni. E sentite un corpo accasciarsi. Io scapperei fossi in voi! Si è riferito a loro che è riferito a noi. E inizio a telare. Scappiamo tutti. Tu inizi a correre, Tom ti segue e gli uomini di Monroe si gettano sul padrone. No, padrone,
Tranne quello che ha bevuto la boccetta. Tranne quello che ha bevuto era la boccetta. Era quello ferito o no? Era quello ferito. E mentre iniziate a correre, tu che sei ancora lì, che non sei ancora partito, senti un altro. Quindi Monroe si beve il beverone, forse. Fanno senza bere. Forse, glielo fanno bere. Vabbè, è morto comunque. Ah no, non mi ricordavo, era abbastanza cosciente il tizio quando ci ha inseguito. Cioè, c'aveva le sue facoltà mentali, più o meno. Sì, vi chiamava ancora per nome. Erano gli schiavi che invece... Razzista, Claudio. C'è da dire che gli schiavi li hanno fatti bere più di una volta. Sì, li hanno fatti poi picchiare e li hanno fatti ribere. Capiamo. Dopo che hai sentito la boccetta che veniva stappata, inizia a correre anche tu. Io mentre conosco delle strade a nord, tanto nord, so arrivare in Canada. Beh, io scappo, nel senso, verso... dove sono i miei fratelli, quelli che rimangono, verso dove c'è il nostro padroncino. No, su, dall'altra verso, parte! Verso la capanna di Adede. Dall'altra parte! A nord! Dopo. Da questa parte. Quanti proiettili ci... c'ha? Era andato da 10. No, ne aveva 5. Ah, no, te l'avevo già detto. Quindi 4. Quindi 4. Ti dico... ti faccio... non ti dico niente, ti guardo e ti faccio un cenno proprio... È sempre lo stesso, vero? Sì. Corro verso la capanna. Correte verso la capanna di Adede e quando arrivate alla capanna, la scena che vi si para davanti non è per niente piacevole e... sparo alla scena. Sparo alla scena, va bene, certo. Purtroppo quello che vedete davanti è una grossa chiazza di sangue. Dove c'è la chiazza di sangue, per terra... vedete che c'era un corpo che è stato trascinato via e ha lasciato la scia di sangue mentre veniva trascinato. Non vedi altri dei tuoi fratelli. Senti però un orribile rumore provenire dall'interno della capanna, tipo di roba umida e bagnaticcia che viene masticata da qualcosa. Ossa che vengono tritate. E in quel momento una testa rotola fuori dalla capanna e si ferma guardandovi fissa con gli occhi sbarrati. Vabbè, ed è la testa di Adede, ovviamente. Fatemi un bel tiro di sanità mentale. Oh oh, passato. Io confido nei dadi, perché i dadi cyberpunk, ok? Sono 41, quelli di Pustorino. 40 su 55 sono quelli che ci ha donato Pustorino. Vuoi, dammi cosa facciamo a cambio. Vabbè. 41 adesso fare 0 su 34 perdo 28, passatissimissimo, ma tipo di 50 perdo punti di sanità mentale. Per ora ne perdi 2. Okay. Io passato. No, passato non perdete una testa nel villaggio. Figura gli indiani. No, io niente, io beh, lo prendo te che ti vedo magari un po' spaventato e ti tiro indietro come per andarci. E sentite in quel momento venire un enorme freddo da dentro la capanna, proprio una specie di ondata di vento gelido che riempie l'aria intorno a voi. Andiamo. Via, via, è capiamo. La stessa temperatura che avete sentito quando c'erano i fiocchi di cotone che si erano cristallizzati, okay. Sono caduti come neve... dentro al villaggio, dentro a Oak Ridge. Scappiamo. Sì, e sì. Mentre inizi a dire scappiamo, sentite che qualche cosa sta strisciando da dentro la capanna. E mentre vi iniziate ad arretrare, vedete che questa cosa non ha gambe, non ha braccia. No, io non vedo. Io mi giro e scappo proprio. Poi tu descrivi pure, per gli altri però. È una specie di... o per i nostri telespettatori. Di gigantesco serpente, grosso quasi come una persona, forse un pochino di più. Al posto della testa ha dei tentacoli che si agitano animatamente. E al centro c'è una bocca che sembra quella di un polpo, con un becco in grado di distruggere qualunque cosa. Ok. Al posto delle braccia... che potrebbe aver avuto questa creatura che una volta poteva essere umanoide, ha due enormi ali, uncinate. Quindi è lento, per fortuna. E a metà del petto vedete la testa di Andrew, incastonata nella cassa toracica. Quindi lo zombie è solo una fase. Hai capito? Beh, io non l'ho visto, quindi...
Quindi si trasforma a ciclo completo, diventano una delle grandi schifezze. Beh, scappiamo. Ottima idea! Mi sembra un'ottima idea, ma... Faccio un altro tiro di sanità mentale. Rifate il tiro di sanità mentale. Anche io che non l'ho visto? Sì, perché in realtà l'hai visto. Passato? 47. Parecchio. No. 51 su 55. Quanti passato. Ne perdo? 9. Bene. Io l'ho passato. 9. E ne hai persi parecchi da quando è iniziata. Yes. Grazie per il fucile. No, è una brutta roba questa. Tu qualsiasi cosa guarda su quel manuale è una brutta roba per noi. Sì. Fidati. Sì. È tipo una pazzia terribile che perde il personaggio e ci ammazza tutti, o una pazzia terribile che si ammazza, o una pazzia terribile che inizia a ammazzare roba in non giro. Non posso donargli dei miei punti sanità. No. Di no. Tira un dado da 10, vediamo di che morte muori. Io voglio no, perché l'entra. Magari non muore, 2. 20. 2. Disabilità psicosomatica. L'investigatore soffre di perdita dell'uso di un arto, cecità o sordità psicosomatiche. Tira un dado da 6 per vedere quale dei 3. Beh, ma temporaneamente o permanente? 6. Per un bel po'. Cecità. Per un dado da 10 round. No, vabbè. Pensavo peggio. 2. Perché è solo quella temporanea. Ah, ok. Poi tirerà anche sulla follia perché ne ha persi talmente tanti. Infatti adesso tira anche sulla follia. Che? Beh, dopo. Un altro dado da 10. Beh, okay. Lo sappiamo già per dopo. No, intanto hai perso l'uso. 10. Ah no, così intanto cos'è che hai perso l'uso del... Vista. Scusa, tira un dado da 100. No, non un dado da 10. 100. No, era 0-0, tira le 10 l'unità. Ah, ok. 1. Ti è andata bene, mi sa. Perché mi sa che sono aggravati più vai avanti. No, sono abbastanza no. Sparsi qua e là. Semplicemente... Senti che... questa creatura è in grado di percepirvi. Non credi che sia in grado di vedervi? Mm-hmm. Neanche lui. Neanche lui. Ormai non vedo più un cazzo neanche io. E sei sicuro che sia in grado di percepirvi solo grazie al suo affinatissimo senso dell'olfatto. Ok. Quindi lui lo sente. No, il punto è che lui si accorge delle creature quando si lavano. Quando sono pulite, quando non sanno di mondo, di sporco, di putrido e di marcio. Quindi segnati che hai una blutofobia. Ok. Una blutofobia? Sì, paura di lavarsi o farsi il bagno. Sei mio amico ora! Sei perfetto per venire in Canada con me. Beh, ci è andata molto bene. Ok. Niente, io... visto e mentre ti guardi intorno, vedi che... Non vedo niente. Non sei più in grado di capire nemmeno da che parte sei girato. Forse ti è già piombato addosso... E sei già morto e non vedi più nulla perché nell'aldilà non c'è niente. Ok. O forse sì, sei cattolico. Sì, sì. Scappiamo. Sei in limbo perché non è ancora stata decisa la tua sorte. Sì, io lo prendo e lo trascino con me. Più che altro all'inferno perché senti la mia voce che fa scappiamo. Ti prendo proprio sotto braccio da dietro in modo che... Io corro via per andare nei boschi. Io vedo quanto fa di iniziativa. Se volete ritirarla potete ritirarla. No, io posso tenermi la stessa. Io... Se volete vi dico teniamo la stessa, sì, tranne la sua che non ha la stessa. L'ho spostato in cima per primo. È primo lui quindi? Sì. Allora tiriamo. Tanto tu non puoi fare meglio di quanto hai fatto prima, mi sa. No, sì, puoi fare 1%. Vai, io ritiro, dai. Vai, dai, derivaci. Non è andata bene, vero? No, direi di no. Beh, tanto ero già in fondo. Tanto ero già in... Tom è figo come personaggio, ma non è molto rapido. Ne ho qualcosa, guarda, ti sento il tuo dolore. Tantissimo. Ne sa qualcosa. Ne so molto. E... voi vedete che questa creatura è molto più veloce di quanto vi aspettaste. Anche perché pur rimanendo ad altezza essere umano, si lancia con le ali in avanti e vola verso di voi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non c'ha più possibilità lui perché 5, è pulito. Io non sono pulito. È solo un suo viaggio mentale. In questo momento nessuno di voi è pulito, oltretutto. Quindi. In questo momento sicuramente non mi laverò mai più. Il primo attacco lo fa su Tom. Ah, più di un attacco. Addio. E ti colpisce. Vediamo quanti danni fa. Ma Tom schiva. Peccato, da quanti danni ti faceva decidevo se scappare o no. Ah, non ti preoccupare, adesso lo scopriamo su di te. Perché su di me? Perché ha tirato, 4. Ha fatto 4.
Lui di combattere a 65, quindi ti prendo. Schivo. Non schiverò mai. No. No? Dove qua? Eh? 4 danni da 6. Non è un se sopravvivo umano. Scappo. Sopravvivo. 8. Hai armatura? No, non hai armatura. Non lo so. Se non ce l'hai segnata lì sotto, non ce l'hai. Ok. Struttura ciò. No. Cos'è struttura? È la tua vita. Struttura è la taglia praticamente. Ah, ok. Quanti? 8 danni. 8 danni. Cazzi. Tom ha anche dei punti magia, vedi. Meno male che c'ho un sacco di punti ferita. E 15. Come tanto? Sei stato fortunato perché sai che se ti prende tra le sue spire, probabilmente il secondo dopo sei morto con la testa mozzata da quella, da quel becco gigantesco. Via lontani. Sta Shimus, che è in questo momento cieco, però sente che Tom l'ha preso, quindi sai di non essere perlomeno all'inferno. O nel limbo. Quando Tom vedi che si sta girando, cioè non vedi, senti che non ti sta ancora, che ti ha appena preso. Io mi lascio andare a quello che fa Tom, nel senso io non vedo più niente. Lo spingo. Tira un dado da 10, vediamo per quanti anni. Gli metto un tentacolo attorno al collo. Posso mettergli un tentacolo intorno al collo? Lo spingo verso la chiesa, gli metto un tentacolo intorno al collo. La coda magari. Poi gli prendo perché io glielo muovo per masticare. Grazie. No, il mio fratello. Quanti punti ferita hai in tutto tu? 15. Quindi ti ho fatto più della metà del di uno, sì. È una ferita grave. E cosa fa? Il personaggio cade immediatamente prono. Devi fare un tiro di costituzione per evitare che il personaggio svenga. Per ora sei solo per terra. Passato i 30. Ok. Al 90 di costituzione. Se i tuoi punti ferita scendono e hai una ferita grave, sei morente. No, non ho capito. Se i tuoi punti ferita... Se ero svenuto. No. Se sei svenuto, sei svenuto e non. Quindi, cioè, se adesso mi fa un danno, sono morente? E sì. Ce n'ho ancora 7? Sì. No, scendono a 0. Ah, scendono a 0. Ho capito, hai detto quando scendono. No, scendono a 0. Ok. Se no, non sei morente. Cos'è se c'è la ferita grave? Solo quello? Sei morente. No, ok, ma mi dà penalità tipo a sparare, a fare no, cose? No, sparare non ti dà penalità. È solo una rogna. Sì, poi se, rimanere in combattimento. Rimanere in combattimento e anche recuperarla dopo perché non è facile. Ma invece volevo sapere se uso tutta la mia azione per muovermi, mi muovo di più o comunque è un'azione solo di movimento e puoi sparare? No, ti puoi muovere di più se fai solo movimento. Ovviamente. Beh, ci sta. Mi sa di sì. Sta. Sì. Io mi alzo e scappo. Ah, prima gattono per una parte della mia azione, via. Poi mi alzo sempre in corsa, quattro zampe per un secondo e poi cerco di tirare il più lontano possibile verso la foresta. Ok. O il posto che penso sia più sicuro da qui. Non è una foresta, è una piantagione, ma non fa niente. Da un'altra parte. Ok, inizia a correre il più lontano possibile. Non devo fare una prova di sanità mentale, questa cosa che mi ha quasi dilaniato. No, incredibilmente no, anche perché quando una volta che è fatta. No, una volta che è fatta per una creatura, quella creatura non ti causa altra follia, a meno che non abbia dei poteri apposta. Dai, allora io uso tutta la mia azione per telare. Lo prendo, cioè non è che lo prendo in braccio, lo prendo a braccetto in modo che corriamo alla stessa velocità insieme. Ok. Vieni trascinato via. Io muovo le gambe nella maniera migliore possibile. Più che posso, e gli indico la strada anche. Tipo, se c'è, che ne so, una salita, gli dico. Se c'è un masso. Ma stai andando nella mia direzione. Cioè, sai che io conosco. Sì, andiamo nella tua direzione. Nella direzione più opposta, ascoltami, nella direzione più opposta possibile alla creatura. Chiaro, io sono andato anche dalla parte opposta della piantagione. Okay. Perché probabilmente c'è gente lì, magari c'ha fame. Sì, ti stai allontanando dove è più probabile che se la prenda con qualcun altro piuttosto che con te. Esattamente. Ovviamente. E qualcun altro include anche loro due. Ma la domanda, ma la creatura sta puntando lui proprio? No, è andata a casaccio sulle prime due cose che gli sono capitate addosso, tu e lui. Ok, niente, allora vabbè, scappo. E in quel momento... Non proprio nella sua direzione, però vicino a lui, dai. In quel momento...
vediamo chi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alec, tu senti qualche cosa che sta cercando di bloccarti dove sei? Fai un tiro di potere contrapposto al suo. C'è un sacco di potere, ma è inutile. Potrebbe essere utile. Però faccio un 90. No, passato di 30, di 29. Ma lui ha fatto un successo critico. Ha fatto uno. Il bucio di culo. Volevo dire. Che dai, è riuscito di 30. Ero riuscito. Senti, per un attimo qualcosa che sta cercando di bloccarti. Poi capisci che in realtà stai sbagliando tutto. Quello lì è il tuo amico Andrew, è quello che ti ha salvato la vita. Non dovresti scappare da lui. Ok, mi fermo. Dovresti semplicemente aiutarlo e raggiungere suo padre per avere la vendetta che finalmente gli compete. Mi sembra sensato, mi fermo. Voi vedete che Alex si, tu non vedi un cazzo. Alex si blocca. Ma io penso di questo. Farlo notare tutti i turni. Penso è l'ultimo turno. No, vabbè, io urlo. Penso di questo, penso questo, ma sono ancora io. Sei ancora tu. E allora mi giro, faccio: ragazzi, ragazzi, Andrew! Lui ci può dare una mano, ci può salvare. Ma vedete che la creatura si sta avvicinando lentamente, non furiosamente. Vabbè, io continuo a scappare, rallentando un pochino, perché ovviamente la scena mi tocca un po'. E lui urlo: scappa, scappa! Dove vai? Scappa, ma scappa, morirai! E fugo con lui. Che io sono in balia. Che ti scuoti di nuovo un attimo, ti passi la mano sugli occhi. Forse è stato del sangue negli occhi, forse è stato il sudore. Adesso vedi di nuovo e ti rendi conto che Francis si è effettivamente fermato indietro, sta andando verso la creatura, che si sta avvicinando lentamente a lui. Oh cazzo. È Andrew, no? E col fucile basso. Francis, era Andrew. No, ma è ancora lui. Vabbè. Voi andate, in caso vi raggiungiamo dopo. No. Una volta che abbiamo risolto la situazione. Beh, io non guardo. Io ti dico, non guardare, andiamo. E fugo. E in quel momento... E ti dico anche lui ci ha abbandonato. Come per lavarmi la coscienza, vedi? In quel momento... Ci vuole uccidere. Fai anche tu un tiro... Fai un altro tiro di potere. Ok. Power! No. Fallito di 11. O di 10 se uso il punto di fortuna. È riuscito di parecchio. Okay. E... Tu senti solo Andrew che ti si avvicina, ti mette... Loro stanno scappando, gli dobbiamo dare una mano. Ti mette una mano sulla spalla e voi in lontananza sentite il rumore, sai, di un tubetto di dentifricio schiacciato da una morsa idraulica che fa... Sentite esattamente quel... Ciao Francis. Povero Alec Williamson. Quella roba lì. E ossa che vengono tritate e spappolate. Okay. E è stata una cosa talmente violenta che sentite le goccioline di sangue raggiungervi sulla nuca, nonostante voi... Mentre scappiamo... Aveste fatto parecchi metri più avanti rispetto ad Alec. E quella roba è ancora lì dietro e vi sta seguendo. Avete visto che è parecchio veloce quando vuole. Ed evidentemente non ha bisogno di toccarvi... Per farci ci sta inseguendo ancora. Beh... Non sai se si accontenterà e mangerà. Beh, io scappo, intanto mi guardo indietro momento. Mentre scappo. Ok, fai una prova di fortuna. Può più devo fare una prova di fortuna. Beh, lui non è morto, quindi. No, può farla lui. Lui è morto a fortuna. Sì, lui la farà quando torna. Io posso usare però ancora il punto di fortuna per darlo a loro. Direi di no. Purtroppo non è 6, ma è 60. Per cosa? Prova di fortuna, perché 6 era passato. 18. Uso un punto fortuna. No, usa il mio. Sei morto. Ne è rimasto uno. Sei morto. Faglielo usare. Sei morto. Vabbè, uso due dei miei. Fortuna può rimanere. No, sei morto. Per gli amici. Per gli amici, no. Ok, passato. Mentre ti stacchi un attimo da Tom e ricominciate a correre, perché adesso ci vedi di nuovo. Beh, corro comunque vicino a lui, Tu vedi all'ultimo, ultimissimo, che gli uomini di quell'uomo di Monroe che avevate sentito bere la pozione sta arrivando verso di voi. E dietro di lui c'è Monroe. E vedete che Monroe è un po' diverso dal solito. Vi sembra che il suo corpo sia più gonfio e che gli siano spuntate delle specie di protuberanze ossee dalla schiena.
ha sfondato i vestiti. Mm-hmm. È praticamente riconoscibile se non per i suoi caratteristici baffi che sono rimasti. C'è il buco nel petto? C'è un buco nel petto. E dato che tu hai fallito il tiro fortuna, sono tutti e due vicini a te, sono proprio davanti a te. Hai dietro la bestia e davanti a te a 2 metri questi due. Allora andremo orridi bestie in quell'altra direzione. Cosa fa? Corro al massimo. Seamus e poi a Tom. E beh, scartiamo e andiamo. Corriamo più veloce che possiamo. Cioè, che cazzo dobbiamo fare? Combattere ormai. I neri tipicamente vincono le corse di velocità. E quindi vediamo se è vero anche nella realtà. Corriamo. Fate una bella prova di costituzione. Di costituzione. Bravo, auguri. Okay, 64 su 75. Scusa. 36, l'immortacci tua, sacrifico 6 punti fortuna. Vai. E vado a 30. Ci stiamo sopravvivendo. Più che altro vedi che mentre state correndo uno dei rami delle piante un po' spinto dal fuoco, un po' dallo sbalzo di temperatura con il freddo che quel serpentone emette. Si porta dietro, cade e blocca per un attimo la strada a Monroe e al suo uomo. Sì. Che agiranno per ultimi, cioè adesso, che semplicemente avanzano molto lentamente perché devono mm-hmm. aggirare questo ramo, e vedete che la creatura si sta avvicinando e sembra sussurrando delle cose in una lingua che non capite a queste due creature. Mm-hmm. Che rimangono immobili mentre la creatura si fa avanti più velocemente. Ok, quindi vuole mangiarci lui. E se è molto veloce questa creatura, cioè abbiamo già visto. Voi vi muovete, ce l'avete scritto il movimento qua, 7 io avevo 8, lui si muove di 11, quindi se voi vi muovete del doppio fate 14, e se lui si muove del doppio vi supera e vi raggiunge. Allora io guardo verso di te e ti dico: dividiamoci. Uno sopravviverà e potrà raccontare cose questa storia. Pari, dispari. Vediamo da chi andrà. Dispari. Vabbè, io comunque la combatto. Tu vi separate. Uno va verso destra, uno verso sinistra, completamente a caso. E tu, mentre corri, senti che quella creatura sta andando verso Tom. Mm-hmm. Tu vedi il serpentone che ti raggiunge. Io, quando vedo che mi sta raggiungendo, mi volto e provo a colpirlo. Vai, coraggiosissimo. E ti urlo: scappa! Onorevole fino in fondo. Però come si, si gode? Oh, è la quarta volta in questa sessione che dice coraggiosissimo. Dove coraggiosissimo. Posso tentare? Dove posso Spingo tentare? Moro di sotto, coraggiosissimo. Do fuoco e salto di sotto, coraggiosissimo. Fanno bene, dove se posso tentare? Se fanno queste cose coraggiose. Dove posso tentare di colpirla? C'ha una faccia? Ne ha due. Una nel petto, quella di Andrew, e poi c'ha quel becco tentacolare. Vabbè, da io polpo. Colpisco la faccia di Andrew. Proprio con tutta la mia forza. Con la faccia del tuo padrone? Con la faccia del mio padrone. Con l'aratro. Tac, proprio. Colpito. 28. Quindi anche difficile colpito. Ok, vedi che lui non trova nemmeno a schivare. Tira i danni? Tira i danni. Un D4 più un D6, immagino. Sì. 7 danni. Colpisci la faccia di Andrew e vedi che la faccia è solo qualche cosa che ne ha le sembianze, ma non ha più nemmeno la stessa consistenza. Ti sembra quasi di aver colpito un pudding di gelatina, come quelli che mangiava il padrone, che voi non avete mai nemmeno assaggiato, ma che avete visto muoversi ondeggiando. Perché quando lo colpisci il tuo colpo viene spinto indietro e ti sembra di non aver lasciato assolutamente nessuna traccia su la faccia di Andrew. È immune alle armi non magiche? No, è che ha resistenza 9. Comunque è facile da uccidere perché adesso l'ho sbirciato dietro, basta la luce di un'esplosione nucleare. Ah beh, allora è facile. Allora, tu vai in cucina? Esatto, vado ad approntare
Mi servono dei terroristi libici per il plutonio. Sì, esatto. Però ce la possiamo fare. Esatto. Però dobbiamo solo farla detonare e salvarci dalla detonazione. Bye bye. E tocca a lui. Che ti si avvinghi addosso. Puoi provare a schivare. 40 riesco. No, 4. 4 riesco. Riesci critico. Ancora meglio. No, non è critico. Il critico è solo, solo uno. Riesci a schivare la sua coda che stava cercando di stringerti. E vedi che in quel momento si alza e parte verso l'alto. Inizia a volare verso l'alto. Come se fosse stato spaventato da qualcosa. Corro. Sta a voi, Shimus. Io mi do. Beh, io vedo lui ormai è andato. Non lo vedi più, è tra le frasche. Mi do la macchia di cotone. Vabbè, cerco di correre nella direzione dove è andato lui comunque. Ok. Corro più veloce che posso, guardando verso l'alto. Cioè, tenendo un attimo un occhio. Sentite che la temperatura si sta rifacendo normale. Ah, normale. Sta tornando quel caldo estivo appiccicoso e umido, che in questo momento è la cosa più bella che possiate immaginare. Certo, perché freddo vuole male. E mentre correte fuori, vedete che arrivati alla fine della piantagione, c'è il dottor Greenwood. Eccolo lì. Che vi fa un cenno di saluto. Il dottore bastardo, quello che... Sì, quello che ha cominciato tutto il casino, sì. Esattamente lui. Buonasera. Sì. Vedo che vi siete dati da fare. Non morirebbe una guardia. Esatto. Sono qui in pace. Non ho intenzione di proseguire questo sfacelo più di quanto non fosse necessario e non è più necessario, quindi... Vi invito ad appoggiare quell'aratro e parlare come le persone civili che penso tutti noi siamo. Non tu. Ho detto persone. Mi dica, buon uomo, com'è andata nella piantagione? È sopravvissuto qualcuno oltre a voi? Sono sopravvissuti, se si possono chiamare sopravvissuti. Solo delle creature. Ottimo. Delle cose. È esattamente quello che speravo di sentire. Vi domanderete perché io abbia fatto tutto questo? No. Ottimo, tanto non vi avrei risposto. Vi posso però offrire una compensazione per quello che è successo, diciamo. Dimenticare completamente qualunque cosa sia avvenuta qua. Voi non ricorderete niente. Io mi preoccuperò di ripulire quel che rimane della piantagione. Gli schiavi sopravvissuti saranno persino liberi di andarsene. La scelta B? La scelta B temo che sia che voi moriate qui e adesso. Tom, scegli tu. Io scegli tu, padrone. No, io non sono tuo padrone, tu sei libero per me. Quindi scegli tu. Interessante che voi facciate decidere gli animali. Quelli che lei chiama animali un giorno potrebbero essere l'animale peggiore che le dà la caccia. Chi lo sa? Andiamo. Finora sono stati sicuramente quelli più robusti. Andiamo. Andiamo dimenticando? Va bene. Ti dico sì con la faccia comunque un po' spaventata da quello che abbiamo visto. Posso porre una condizione? Sì, sentiamo questa condizione. La condizione è che lei, prima di farci dimenticare tutto... La verghiamo qui, mi scrive una carta per cui gli schiavi diventano una mia proprietà e io posso decidere cosa farne, di modo che usciti di qua nessuno ci spari. Farò di meglio. Non ho bisogno di
firmare alcunché. Le posso consegnare direttamente questo. Gli schiavi erano miei, dopo tutto. Ah, gli schiavi erano suoi. Ho pagato al signor Monroe un'ingente somma di denaro perché mi lasciasse usare la sua piantagione, ma credo che non dovrò pagarlo alla fine dei conti. Quindi gli ho fatto risparmiare dei soldi. Sì, si può dire anche così. Sì, infatti è per questo che vi offro una possibilità di andarmene. Va bene. Ancora con le vostre gambe. Tom, questa è la tua libertà. Beh, io prendo il foglio. Va bene, dimentichiamo. È meglio per tutti. Temo che sarò costretto a chiedervi di fare ciò che vi dirò esattamente come ve lo dico. Va bene. Vedi che tira fuori una coppa. Si tira giù i pantaloni. Speriamo di no. No. Tira fuori una coppa, prende del gessetto e disegna uno strano simbolo per terra. Sembra una specie di uncino con al centro un cerchio. Appoggia la coppa al centro di questo simbolo. Gli dice: se volete dimenticare ciò che è successo, avrò bisogno di qualche goccia del vostro sangue e non credo che in questo momento sarà un grosso problema. Lo faccio anch'io. Se gli avessi chiesto di bere non avrebbe bevuto, però mi... E dovrete bere il liquido che ne risulterà. Attendete solo che io aggiunga la polvere magica. Aggiunge una polverina bianca che non hai assolutamente idea di cosa sia. Non sembra quella poltiglia nerastra che avete visto nelle sue boccette. Chiedili chi ci dice che questa roba non ci ucciderà. Nessuno, Tom, però o morire, magari farlo in modo meno brutale rispetto a prendersi una... Potrei provare occultismo per capire. Proviamo. Vediamo se ho occultismo anch'io. 26. Ho occultismo anch'io. Di 24. L'ho superato. L'hai superato? Sì. Grande. Io no. 14 di 5. Sai che spesso vengono. Si racconta che nel passato venissero fatti rituali simili. Usando. Le ossa tritate dei morti. Questo è probabile che sia uno di quei rituali. Oppure, essendo lui un dottore, potrebbe anche essere una sostanza di cui non ancora non hai conoscenza, ma sapendo che già vengono usati sperimentalmente delle sostanze in grado di far perdere conoscenza alle persone, potrebbe essere qualcosa di simile. E lui sta solo aggiungendo del colore solo per darvi quel brivido in più. Ok. La via verso casa è davanti a voi. Vabbè. All'Irlanda. E ne bevo un sorso. Beh, io aspetto un attimino, cioè guardo un attimo lui e... Tipo un 5-6 secondi. Fai una prova di potere. Ok. A meno che tu non voglia fallire automaticamente. Ah, scusa. Niente, fallito. Ok. Tipo lo beve. 6-7 secondi, No, fai 10, to. Lo beve, per un attimo sembra non succedere niente, dopodiché vedi che ha uno sguardo un po' vacuo e cade di faccia per terra. E il tizio che cosa fa intanto? Ti guarda, ti passa la coppa. Beh, mi avvicino un attimo a lui e cioè sento un attimo. No, sopra. È vivo, non vi preoccupate. Non ho nessuna intenzione di uccidere delle persone che potrebbero essere utili in futuro. Per ora ho ucciso solo bestie e stupidi. Vabbè, lo bevo anch'io. Anche tu, se vuoi, puoi cercare di fare un tiro di potere. Passa, no. Fallito. Passa, no, fallito. Anche tu perdi conoscenza. Che faccia fa lui mentre sto perdendo conoscenza?
Tipo come se stessi morendo tipo... Mi frega un cazzo. Ci voleva ammazzare, faceva così e venivamo sbriciolati dalle due creature. Vedi che si sta rimboccando le maniche mentre cadi a terra. E... ti svegli, Sheamus. Mm-hmm. Sei nel tuo... fienile, negozio, laboratorio. Hai solo un vago ricordo di quando Andrew è arrivato da te con un documento che diceva che aveva comprato gli scavi di suo padre e te li lasciava per farne quello che avresti voluto, perché lui e la sua famiglia si sarebbero trasferiti più a sud, okay, per sfruttare la guerra e cercare di cambiare dal cotone, che secondo lui non avrebbe più reso assolutamente nulla, e se ne sono andati quasi completamente in una notte, portando via tutti i suoi uomini, la sorella, distruggendo la casa finché non potesse avere nessun altro. Beh, là sarà stato qualche schiavo che è scappato o qualcuno invidioso. E di fianco a te c'è Tom che sta dormendo sdraiato su delle palle di fieno. Mm-hmm. Che però noi quindi non ci conosciamo, perché se abbiamo dimenticato tutto. No, abbiamo dimenticato solo gli ultimi l'immediato paio di successivo. Cioè. Ok. E anche tu ti ricordi che Andrew ti ha portato da Sheamus dicendo che da oggi saresti vissuto con lui? Che sarebbe stato il mio nuovo padrone. Sarebbe stato il tuo padrone, avrebbe deciso lui che cosa fare di te e degli altri schiavi. Perché lui se ne sarebbe andato con tutto il resto della famiglia. È una calda mattina di luglio. La città è particolarmente tranquilla. Non avete sentito le campane suonare in chiesa. Mm-hmm. E non sentite nemmeno rumore arrivare dal saloon o il siniscalco che ripara i ferri di cavallo. Una delle voci della piantagione dice 3 men 1 cup. Che fate? Ma niente, io... quindi voi siete il mio nuovo padrone. Io non sono il tuo padrone. In questo momento questo documento è l'unica cosa che salva te e i tuoi fratelli dall'essere presi e portati da qualche parte. Sta per scoppiare una guerra in cui voi non avete niente da guadagnare, né da una parte né dall'altra, come tutte le guerre del resto. Quindi andiamo a vedere cosa c'è in città e se voi siete d'accordo potreste lavorare per me, il che significa avere una paga, avere una casa e potervi fare i cazzi vostri, detta alla brutta. Poi terremo questo documento, così se dovesse arrivare qualche ufficiale sudista cretino gli facciamo vedere che voi siete, tra virgolette, una mia proprietà. Mi piacciono gli irlandesi. Sono i migliori del mondo gli irlandesi. Usciamo dal fienile per vedere che diamine c'è in città. Uscite dal fienile e in città non c'è assolutamente nulla. Tutto vuoto? Sì. Non c'è un'anima viva, vedi le tipiche classiche palle di fieno, le tumbleweed che rotolano per strada. Giusto in lontananza, ma verso nord, non verso la piantagione, vedete che c'è del polverone come se ci fosse una carovana o qualcosa di simile. A giudicare abbiamo un sacco di spazio. Chiama i ragazzi della piantagione. Andiamo a chiamare i miei fratelli. E digli di venire ad abitare in città. Ti devi insegnare a sparare poi. Eh? Se da solo qua ti verranno i fuorilegge. Quella è la mia attività. Quella degli altri è la piantagione di cotone. La mia è offrire servizi a quelli che passano di qua. Loro lavorano per me. Ti piacerebbe lavorare in taverna? Eh sì, il salone è tuo. Fanne quello che vuoi. La carovana si sta avvicinando. La vedo brutta.
cosa facciamo? Che altro inizia a vedere che ha la bandiera sudista. Ti pareva l'esercito. Beh, non la conosco la bandiera sudista, immagino, dopo il mio personaggio non sa che ne è cosa. Cosa vogliamo fare? Andare via. Almeno finché sono passati, poi conviene che ci imboschiamo e poi dopo... Ci vogliamo nascondere da qualche parte, in qualche casa? Dobbiamo trovare un posto bello lontano. Non è una questione di case, perché quelli arriveranno per fare come minimo un rastrellamento e occupare la città. Allora andiamo alla piantagione, poi andiamo. Sì, sì, andiamo lì anche di corsa. Andiamo. C'è qualche cavallo, qualcosa? No. E andiamo velocemente. Alla piantagione. Arrivate alla piantagione e quando arrivate alla piantagione vedete che c'è solo un mare di cenere davanti a voi praticamente. Beh, vado dove dormivo normalmente nella piantagione, dove c'è la capanna. Sì, la capanna è mezza bruciacchiata, ma non trovi nessuno dentro. Il terreno è stato completamente ricoperto da cenere, quindi è anche difficile capire cosa sia successo. Sicuramente se ne sono andati prima che bruciasse, perché non ci sono impronte nella cenere. Beh, perlomeno non sono morti in un incendio. Caro Tom, credo che a questo punto potremmo migrare. Credo che le tue proprietà siano diminuite. Sì, guardando verso... Io credo che diminuiranno in maniera verticale e credo anche che dovremmo andarcene a questo punto. Ce ne andiamo. Verso dove? Io non conosco minimamente, immagino, la zona. Beh, direi... So, mai sentito parlare qualcuno di qualche città qui vicino, che cacchio ne so. Sì, di qualche città qui vicina, sì, c'è Armadillo verso ovest... ci sono delle città un po' più a sud, fuori dal Texas verso nord non sei sicuro, sai solo che c'è l'Oklahoma, ma... Sì, ma l'Oklahoma è confederato anche lui. Qual è il primo stato non confederato a tiro? Probabilmente vi conviene andare verso il Messico. Ok, ti piace il Messico? Sono come, sono come gli irlandesi là. No, sono forse anche più caldi come accoglienza. Allora mi piace. E poi soprattutto hanno una grandissima caratteristica: odiano gli americani. Beh, io sono negro, anch'io odio gli americani. Guarda, loro sono una via di mezzo tra me e te da questo punto di vista. Quindi sono dei negri con la barba? Sono quasi negri. Sono quasi negri con un bel cappello grande. Andiamo. E Messico, sì, ho sempre sognato di vedere il Messico. Vi avviate verso sud. In lontananza vedete, dato che non c'è più praticamente la piantagione, esatto. Vedete che la carovana ha raggiunto Oak Ridge e si è fermata lì perché non sta proseguendo oltre. Viaggiate verso sud e tu potresti sapere più o meno quanto tempo ci vuole, perché comunque sei imparato. Mm-hmm. Io ho una buona sopravvivenza. Tu intanto fai sopravvivenza. Passata. Ok, non vi perdete e riesci anche a trovare da mangiare in giro, sfruttando cactus per bere e cose simili. E tu invece fai un tiro di... ma sì, fai storia, che in questo momento la useremo in maniera molto molto generica. Lata 3. Che bomba. Mica, guarda che squadra fantastica che siamo. Prossima avventura dobbiamo fare due personaggi proprio... survivalist estremi. Esatto. Sai che vi ci vorranno a piedi così almeno un paio di settimane per arrivare in Messico ed essere sicuri di aver passato il confine senza problemi. Mm-hmm. Perché dovete attraversare proprio tutto il Messico, pensando di sfruttare magari anche alcune ore notturne, dato che tanto essendo luglio è facile proseguire anche di notte. In un paio di settimane potreste arrivare abbastanza tranquillamente. Mm. Puntiamo a questo. Puntiamo a... Per due settimane vi sembra di essere in un mondo quasi del tutto alieno, perché a parte lo sporadico coyote in lontananza non avete incrociato anima viva. Anima viva. Beh, vedi che sono felicissimo, nel senso.
tante piccole cose che magari tu dai per scontate, per me sono bellissime, tipo, che ne so, stare sotto la pioggia se un giorno viene a piovere, dormire all'aria aperta. Sì, sì. Sono felicissimo. E dopo un paio di settimane, effettivamente, vedete in lontananza un paesino tipicamente messicano, con le case basse, bianche, mm-hmm, tetti quadrati. Esatto, il tipico pueblo messicano. Non sei sicuro di che paese sia, mm-hmm, ma sei sicuro che è messicano da come è fatto. Ok. Ottimo. Entriamo piano piano in paese. Ok. Entriamo in maniera modesta in paese. C'è popolo? C'è popolo, sembra che si facciano molto i fatti loro, che non badino a due stranieri arrivati all'ultimo in città. Tu parli francese, io lo so perché. Sì, io parlo francese, ma non serve una mazza in Messico. Vabbè, però almeno potremmo sembrare dei francesi. Ma possiamo sembrare anche un irlandese, un nero, credo, in Messico. Non... Stai tranquillo, Tom. Mm. Se fossimo ancora nella Confederazione ci sarebbe da preoccuparsi, ma qui forse mi preoccuperei un po' di meno. Man mano che vi avvicinate verso il centro del pueblo, mm-hmm, vedete che, a parte al confine dove la gente era seduta fuori a farsi tacci propri, verso il centro la gente si è riunita davanti alla chiesa che c'è in piazza. Mm-hmm. E sembra che stiano ascoltando qualcuno parlare, ma non lo vedete. Vedete solo la punta di un cappello di una tuba, un cilindro, spuntare da sopra. Ci avviciniamo. Beh, noi non sappiamo quello che lui ha fatto in realtà, quindi... No, vabbè, ci avviciniamo per vedere come mai si è assemblata la gente. Vedete che c'è questo bel carrozzone, il magnifico, mm-hmm, dottor Greenwood e i suoi rimedi. E c'è quest'uomo di ormai età un po' avanzata, sta distribuendo, mm-hmm, alcuni tonici. Avete visto un sacco di volte questi venditori di olio di serpente che arrivano, certo, e cercano di vendere l'acqua come noi se sappiamo fosse niente, un tonico. E quando vi vede vi fa cenno con il cilindro a te, perché sei evidentemente l'unico non messicano, mm-hmm, e non negro. Io rispondo al saluto. No, questo è il dottor Greenwood, è un compratore di manufatti indiani. Gli hanno venduto uno una volta. Oh. Sì, lui ha questa passione per i popoli nativi americani, ma sai, quei dottori che vendono i tonici, Tom. Mm. È un medicastro, ma nulla di cui preoccuparsi. Anzi, magari possiamo fare qualche soldo e... Dobbiamo trovare un lavoro, in effetti. Sì. Magari se lo conosci lui può darcelo. Possiamo chiederglielo. Mi avvicino. Lui gli piacciono i negri, no? Non lo so, ma tu non sei un problema suo. Quindi stai tranquillo e non ti preoccupare. Noi abbiamo questa carta che... Bene. Vedete che finisce di stringere un po' di mani, si fa dare dei, mm-hmm, soldi. E quando la gente inizia ad andarsene si avvicina proprio verso di te, Shemus. Mm-hmm. Ti guarda... E battendosi il dito sulla punta del naso come per cercare di ricordare, mm-hmm, dice: noi ci siamo già visti da qualche parte, vero? Sì, il manifesto, il Totem Comanche. Ah, giusto, quel magnifico artefatto. Sono molto contento che siamo riusciti a ottenere quel pezzo di legno. Shemus, vero? Sì, per servirla. Shemus O'Shaughnessy. Esatto. La mia memoria non fallisce assolutamente mai. Questo è il vostro servitore, immagino. Sì, diciamo un mio amico. Dal punto di vista dei rapporti sono molto liberale. Piacere, sono il dottor Greenwood. Oh, un piacere, signore, io sono Tom. Ti stringe la mano, un po' bagnaticcia e fredda, un po' viscido come... Beh, già che mi ha dato la mano, io sono molto sorridente, però felice, ti ha trattato il primo bianco come una che mi dà la mano, sì. E poi ti mette una mano sulla spalla. Io sorrido, molto felice. Sei bello robusto, figliolo, vedo che ti hanno trattato sempre bene i tuoi padroni. Ottimo, bravo Shemus. Sono un negro fortunato. Fa bene trattare la propria merce con rispetto.
Sì, a proposito di merce, dottor Greenwood, lei per caso cerca ancora manufatti? No, no, in questo momento ho abbandonato quel campo di ricerca. Purtroppo mi sto dedicando a qualcosa di molto più interessante. Come vedete, i miei tonici sono tutto ciò di cui si parla in Texas in queste settimane. Ho capito. Beh, non sono il classico venditore di olio di serpente. Io sono uno che è in grado di restituire vigore alle ossa stanche degli anziani, restituire la virilità a chi l'ha persa. Veramente. Ah, non ho dubbi. Non ho assolutamente dubbi. Ma sono anche sicuro che voi non abbiate questo problema. No, per il momento diciamo che godiamo di ottima salute. Abbiamo appena fatto un viaggio a piedi di 2 settimane dal Texas, quindi se doveva esserci qualcosa che non funzionava, sicuramente sarebbe emerso durante il viaggio. Io rido mentre c'è proprio. Lasciate che vi offra da bere alla locanda, almeno. Molto volentieri, stavamo pensando di stabilirci in questo luogo per... È un luogo estremamente ameno, devo dire. I villaggianti sono particolarmente socievoli, simpatici. Basta parlare giusto un pochino di spagnolo. Io sono certo che una persona colta come lei sia in grado di gestire questa cosa. Ah, mi farò dare le giuste indicazioni e piano piano riuscirò a parlare sicuramente con loro. Faremo magari qualche lavoro fisico all'inizio. Ah, sicuramente troveremo come sopravvivere. 2 persone esperte come voi sono sicuro che troveranno qualche cosa da fare in questo pueblo senza nessun problema, se non qui, forse un pochino più a sud. Ma chi lo sa? Vedremo. Sono sicuro che i messicani saranno contenti di avere altri 2 espatriati. Sì. Voi cosa consigliate? Oh, io consiglio di non tornare mai più nel Texas, questo senza dubbio. Almeno finché le acque non si sono calmate. Questo è un buon posto per un negro e un irlandese? È un posto tranquillo, gli americani non arriveranno probabilmente qui molto velocemente. Se ci arrivassero passerebbero oltre perché è un pueblo di poco conto. E sì, io. Siete molto gentile, grazie. Non c'è bisogno di ringraziarmi per gli amici, questo e altro. Bene, dottor Greenwood, io le faccio i miei migliori auguri per le sue attività, visto che in questo momento stanno raccogliendo il favore delle persone. E noi cominceremo ad organizzarci. Qualora avesse bisogno di noi, sa dove trovarci. Sono certo che vi saprò trovare, in qualunque caso e situazione. Bene. Arrivederci. Arrivederci. Si allontanava verso il carro, finisce di mettere via i suoi alambicchi e le sue bottigliette. È un uomo molto particolare. È il primo bianco che... Solo dopo il padroncino che si rivolgeva a me in queste maniere. Beh, speriamo che sia il primo di una lunga serie. Speriamo. E su questo io chiuderei la puntata del richiamo di Cthulhu. Con la speranza che le buone persone siano effettivamente buone, pur sapendo che non lo sono. Esatto. Quello che avete ascoltato era Fumble. È il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Queste ultime 3 puntate abbiamo giocato al richiamo di Cthulhu, la 7ª edizione, di cui trovate il link nelle note alla puntata per comprarlo. Fatelo perché ne vale la pena, anche perché sono un paccone di pagine e tutta roba interessante. Se avete mai letto qualcosa di Lovecraft vi ritrovate subito senza nemmeno dovervi impegnare particolarmente. Il sistema è facile e anche se non avete giocatori esperti è facile da spiegare come funziona. Non è della Fantasy Flight? No, non è della Fantasy Flight. Quindi le illustrazioni sono diverse da quelle di Arkham Horror. Esatto, non sono le solite. Ender Sign, eccetera. Non sono le solite 4 illustrazioni. Se vi piace il richiamo di Cthulhu, compratelo passando dal link che trovate nelle note, perché a voi non costa nulla di più, ma Amazon dà una piccola parte a noi. Esatto. Con i soldi che abbiamo preso finora da Amazon abbiamo comprato i microfoni nuovi di QWERTY, ad esempio. Quindi continuate a comprare cose passando dai link, anche se non dovete comprare il manuale, passate prima dal link e poi andate avanti nelle vostre ricerche su Amazon, perché Amazon comunque tiene conto che siete arrivati da noi. Se volete fare una donazione più cospicua, potete donare direttamente a Fumble, o potete donare a QWERTY, o potete diventare soci di QWERTY. Ci sono diversi livelli di associabilità.
e sono tutti sempre graditi, non ce n'è uno in cui vi diremo no, però questo è quello un po' più sfigato. No, qualunque cosa voi siate in grado di darci per noi è oro che cola, letteralmente. Yes. Se non volete o magari ce li state già dando o non potete contribuire economicamente, non importa, noi siamo contenti lo stesso. Se andate su iTunes, lasciate delle recensioni e lasciate dei commenti positivi possibilmente, anche su Facebook, se no andate, fatevi un giro, non lasciate, anche su Twitter. Se volete parlar male, andate al massimo al bar, dite oh, quegli stronzi di Fabio mi fanno cagare, e lì rimane, va bene anche quello, a meno che il bar non sia un bar dove c'è gente che potrebbe ascoltarci in caso. Andate in non andate alla Forgia degli Eroi, non andate infatti alla Forgia degli Eroi a fare brutti commenti, perché potreste essere. A proposito della Forgia degli Eroi, fino all'1, quindi fino a settimana prossima praticamente, il martedì sera si gioca ancora di ruolo. Io non ci sarò, però ci sono altre persone che masterizzeranno al posto mio, e a seconda della sera potreste trovare i giochi più disparati, quindi guardate su Facebook, noi metteremo sempre sulla pagina gli eventi del martedì sera della Forgia, che vi dice a che cosa si giocherà quel sabato, quel martedì. Tales from the Loop. Di già così? Di già così? A freddo così? A freddo così, perché Tales from the Loop è perfetto per fare one shot, sì. È perfetto per essere estivo, perché sono ragazzini dai 10 ai 15 Stranger anni. Stranger Things, no, però con più, l'ambientazione diversa. È più in Goonies. Cazzo, mi perde il gioco perfetto per me, per ragazzini, mannaggia. Ci no, giocheremo di sì, nuovo, non ti preoccupare. È Goonies sci-fi. È Goonies sci-fi, Goonies sì. Sci-fi, sì. Una delle peculiarità è che, ad esempio, i personaggi non possono morire perché è una cosa di bambini, quindi sì. Al massimo vengono portati via dai genitori che traslocano, o lo zio cattivo li chiude in cantina. E poi ma ho non visto, morire. È un po' tipo alla, diciamo, non c'entra niente. Quindi è tipo fiasco. Bambini. Cioè, setti le scene, ognuno ha la sua scena introduttiva classica, fanno vedere quel ragazzino e capisci dalla scena di tutti i giorni cosa sa fare, fanno vedere quell'altro ragazzino e dalla sua scena di tutti i giorni capisci che è quello bullizzato ma è il genio dei computer, proprio no, tipo i Goonies. Ma che bello, guarda che invece l'idea è bella. È bellissimo, è bellissimo, stupendo, perché poi ha scene e non c'è tutta la parte di vado, faccio questo, perché ci sono proprio le scene tipo bello. Tagli alla Goonies, in realtà 90%, sì, Goonies c'è fatto. È Goonies sci-fi. Vi seguirò in diretta allora. Non può morire nessun personaggio di Goonies. Esatto. È strabello, sì. C'è la invece cosa attenzione Stranger Things, alla fine. Le persone muoiono. Sono i ragazzini. C'è il gioco di Stranger è un po' più adulto, È uscito il gioco. Beh no, dal trailer no. Ma dal trailer, se guardi solo la prima stagione. Sì. Purtroppo no. Se volete dare uno sguardo a Tales from the Loop, in giro trovate delle illustrazioni che sono quello che ha originato in realtà il gioco. E sono delle illustrazioni di questo autore svedese che si è immaginato degli anni 80 alternativi in cui ci sono sia i dinosauri che le navi spaziali. E i dinosauri robot. E i dinosauri robot, ovviamente. Lo trovate anche quello in vendita, ma tanto vi metteremo le note alla puntata quando ci giochiamo. Quando giochiamo prossima. Settimana prossima? Organizziamo. Dovrebbe essere sapere. Giovedì. Dovrebbe tornare giovedì. È stata un'occasione eccezionale questa settimana, ma dovrebbe tornare a essere il giovedì fisso. Che cosa succederà poi? Ancora non lo sappiamo, ve lo diremo di settimana in settimana. Voi continuate a seguirci su Facebook o su Twitter a FumbleGDR. Recensioni su iTunes! Scriveteci se volete venire a giocare con noi at FumbleGDR o FumbleGDR at QWERTY.it. Noi ci sentiamo la settimana prossima. È stato un piacere. Buonanotte! Scappate da quelli che possono essere uccisi solo da bombe nucleari.